Devi cliccare quando clicchi su. Aspetta, devo farmene trovare una veloce. Allora, dove sono tutte le cose della spazzatura qua? Non sono questi, mi servono gli altri. Ne ho messe un paio, mi ricordo. Non sono questi. No, in realtà non le ho più. O sì? No. È un tasto che appare e è tipo, se, per esempio, e sarà tipo vicino a questi due. Sarà il primo se non sbaglio, c'è scritto svuota. E quando si svuoterà tu non potrai usare in quel momento quella discarica, ma poi sì, quando si sarà svuotata di nuovo potrai usarla. Datemi solo un secondo. Pitapat, in mezzo a quei due, sì. Solo il paese se si può. Che ti frega? Che ti frega? Un attimo che aggiusto un paio di cozzette qui e iniziamo. Ma che bella musica stasera. Ok. Ci sono. Sì, problemi gravi in questa città ne abbiamo. Cazzo, che succede qui? Non abbastanza lavoratori. C'è richiesta residenziale. Hai capito. Dobbiamo mettere in pausa adesso. Qui c'è un ladro. Ho anche il problema del tipo che non mi chiedono zone industriali. In che senso non ti chiedono zone industriali? Cioè, che tipo di problema è? C'è un pronostico da votare! Votate! Un pronostico! Ok, in teoria la domanda dovrebbe salire in automatico quando soddisfi le altre richieste, quindi non lo so da cosa potrebbe dipendere Hickson. Ciao Daniele, buonasera! Inghilterra, se non sbaglio. Ok. Qui per ora è tutto a posto, ma dovremmo mettere più cittadini oppure cittadini che ci possono arrivare là senza problemi. Quindi, considerando il fatto che loro stanno tutti qui, io farei una stradina che li collega là. E semplicemente li facciamo espandere in questo modo. Quindi, che ne so, da qua, tutti dritto, si dovranno fare chilometri a piedi, cioè più che a piedi in macchina. Però almeno hanno il loro percorso che li porta direttamente qui. È un po' storto. Tra l'altro c'è un'altra strada qua, quindi potremmo anche fare così. Li facciamo arrivare qui. Si collegano qui e se vogliono possono anche collegarsi qui. Ma qui abbiamo sto parco maledetto che dovrei spostare leggermente. Ma mi sa che è tutto storto qua. Non so bene cosa sia successo. Spostiamolo così. Qui ci sono i problemi di polizia. Non arriva la polizia. Crime rate is high. Is high. Is high. Ma in che senso? Ci sono i criminali qua. Ci sono i pazzi. La polizia non ce l'abbiamo? Oh no. Oh no no. E allora mettiamo la polizia. Che ne so qua. Beh, devono sorvegliare la zona dei lavoratori, no? Qui non abbiamo finito l'autostrada. Che cos'era questa stradina che avevamo fatto? Ah sì, la rampa per uscire. Dovremmo farla collegare poi in maniera migliore. E può smettere di piovere, che ho rotto le palle. Ciao Marziana, buonasera. Ciao persona qualunque. Ma Minecraft non lo porti più? No, praticamente. Se non dipende da qualche evento particolare o cose del genere.
Lo faccio sempre questa domanda a tutti gli streamer, si può bestemmiare, tu puoi fare quello che... report that a devastating meteor will strike the city in the near future. Residents should seek shelter immediately. Cavolo! Ragazzi, ne arriva un meteorite! Ma che cavolo! Le tasse, Hickson, al 12%. Ma che cavolo! È la colpa di chi? Che cos'era quel pronostico? Su che cosa si basava? Se arriverà qualche disastro naturale? È colpa di Wolf! Ci ha portato sfiga! Fammi vedere la strada più storta che hai fatto. Vuoi vedere la strada più storta che ho fatto? Huh. Non lo so, queste ti bastano? Queste dell'autostrada ti bastano? Ma siamo in Italia, metto al 29%. Beh, ma questo gioco non è ambientato in Italia, capito? Ti puoi basare sulla realtà, ma nel gioco si ribellano già al 13%. Ciao Francesco, grazie mille per la rosa. Oddio, no! Mi va a colpire questo pezzo, no? Che culo, per fortuna non mi ha colpito. Guarda, raga, qua per un pelo, per un pelo che non mi ha preso questo pezzo. È easy, qua si mette a posto in 3 secondi. Dobbiamo ricostruire il coso del treno, basta, risolto. Ah, volevate fregarmi, piccoli pezzettini di fango. Si è aggiustato, possiamo anche rilasciare le persone, potete uscire, niente di grave. Cos'è che si è distrutto qua però? Che dice? Qualcosa di rotto? Sono le strade da mettere a posto. Ok, questo si è risolto, dobbiamo mettere a posto questo. Riparato, riparare anche questo. E se è staccata l'elettricità. Oh cavolo, questo è grave. Forse. No. Che cavolo si è staccato qua? Niente di grave, basta. Dai, ma che disastro sfigato era questo. Niente di grave, niente di grave. Però qual è il problema con l'acqua adesso che non va? Se si sono staccati i tubi, forse. Ah sì, mi ha staccato i tubi d'acqua. Ok. Risolto. Credo. Sì, la città di Riconi è la città che funziona meglio in tutto questo posto. Leggermente un po' di traffico, ma niente di grave. Cade un meteorite e Vic dà la colpa a me, come funziona? Ma è un problema se i furgoni della spazzatura sono a 0 su 17. Sì, sì, come risolvo? Era capitato anche a me questa cosa, ma non mi ricordo come avevo risolto, sai? Ma i pompieri vogliono fare qualcosa? Non ho capito. Comunque, stavamo cercando di risolvere i problemi qua, che si stanno ribellando, che non hanno abbastanza gente. Ma dovrebbero arrivare i cittadini, in teoria. E raga, dovremmo anche mettere tutti i mezzi di trasporto che collegano le diverse zone, perché la gente non riesce ad arrivare a dove deve arrivare, e quindi si fa traffico, e quindi sono lenti, e quindi stiamo perdendo soldi per questo motivo. L'altra volta, quando era l'ultima volta che avevamo giocato, sabato sera abbiamo iniziato questa nuova zona che stavo cercando di fare una bella entrata e uscita, ma non qui, qui. Tra l'altro, sì, ci sono 3 corsie, va bene. Si fa già un bel po' di traffico qui e non abbiamo ancora abitanti, perché questi si prendono la stradina qui e poi vanno in giro un po' ovunque. Secondo me questa entrata non è per niente male, perché questo vuol dire che loro entrano da qui per andare in questa zona e ci sarà meno traffico qui invece da questi punti. Però io stasera vorrei pian piano cercare di risolvere i problemi che abbiamo. Ma allo stesso tempo, come vedete, la richiesta sale se noi mandiamo avanti il tempo. Quindi non è che possiamo rimanere qui ad aspettare un bel po'. Cioè, non possiamo stare in pace tranquilli. Dobbiamo continuare ad evolverci. Sì, potrei mettere anche dei cittadini qua, è vero. Devo comprare un paio di lotti, se no non riusciamo ad espanderci. Ah, ma questi non li posso più comprare. Cosa? Questi sono gli unici che posso comprare? Vabbè, compriamoli.
Ma questi sono i 21 lotti? No, i 28 se non sbaglio. Me ne servono di più. Come faremo a fare una città di 1 milione se non abbiamo più spazio? Sono 25. No, no, me ne servono di più assolutamente. Perché adesso se voglio mettere i cittadini qui ad abitare, vabbè, li possiamo ficcare qua dentro? Che ci stanno? Mettiamo magari densità alta, così abbiamo un bel po' di gente. Loro non hanno l'acqua qui. Vabbè, gliela mettiamo adesso. Ok, l'elettricità gliela facciamo arrivare. Così. Mettiamola qua intanto e poi vediamo come fare. Perché così ci sono un po' di abitanti, visto che questi stanno protestando. E ovviamente sì, le metro e cose di questo tipo dobbiamo farle arrivare per bene. Questa città di Patrick. Sì, ho la mod dei 25 lotti, ma ne serve l'altra che me ne dà di più. Sì, devo mettere 81. Fiume, non lago? Farei un po' di abitazioni vicino al lago e alle fabbriche, così arriviamo a 150.000 anche. Sì, le abitazioni vicino al fiume. Sì, volendo possiamo ficcare qualcuno qua. Però dobbiamo capire anche come farli collegare bene. Perché qui vedete che si fa traffico. C'è questa entrata qui che rallenta tutto, poi loro entrano là dentro. Ci sono questi qui che vogliono entrare, ma non ce la fanno perché tutti vogliono entrare qui, ovviamente. Quindi si devono aspettare che passino tutti per uscire. Traffico. Abitanti, elettricità l'ho messa però, facciamo così per loro. Qualche cadavere, qualche ok, niente di grave. Da cosa potremmo partire? Dai trasporti? Potremmo mettere altre fermate per la metro? Sto pensando. Sì, volendo potremmo anche fare pullman però. Però non lo so, i pullman ci starebbero, ma ci vogliono delle strade collegate, trasformate, perché le corsie. Perché per i pullman servono le corsie giuste se vogliamo fare che possono viaggiare da una città all'altra, no? Questo è figo. O possiamo costruire delle stradine apposta in più. Ma se io volessi mettere i pullman che viaggiano avanti e indietro per la città, quali sono? Bus, trolleybus, tram, metro, train, ship, ok, monorail. Questi sono per il turismo, ok. No, allora mi servirebbe semplicemente mettere questi per i pullman. E poi fargli il percorso, ecco questo qua, Intercity Bus Terminal, Intercity Bus Station, la stazione e il terminale. Scusa, che differenza c'è tra il terminal e la station? Requires a highway connection. Questo si deve connettere all'autostrada direttamente. Intercity Bus Station doesn't require intercity bus lines or stops, but allows the placement of regular bus stops on the base. Mentre questo. Ah, ok, è più grosso semplicemente, quindi immagino che qua ci saranno più pullman che viaggiano da una cosa all'altra. Ciao Fili, sai come funziona la parte dell'industria? Puoi fare un mini tutorial, grazie. Dipende, tu puoi chiedermi tutto quello che vuoi, Xon, sui miei TikTok, se vuoi, nei commenti. Tu chiedimi tutto, che io poi posso fare dei TikTok come si deve, che così ti spiego. Tutte le domande che stai facendo adesso, se vuoi posso semplicemente fare dei tutorial che possono essere utili anche agli altri, piuttosto che magari ripetermi più volte. Come si chiama la mod dei lotti infiniti? Dovrebbe essere 81 Tiles. Tiles. Se votate tutte almeno un risultato vi regalo 50k. C'è un altro pronostico, non l'avevo visto. Sì, è meglio, perché sì, sperando che non si buggy. Sistemare la città in generale e usufruire meglio lo spazio. Costruisci un roller coaster, qui non si può costruire roller coaster. Ok, quindi cioè abbiamo un pochino di domanda commerciale, la domanda residenziale si è abbassata, qui stanno chiudendo, sti poveracci. Dobbiamo sistemare un bel po' di cose, quello che va e viene. Per quanto riguarda la sanità, dovremmo metterne un altro di crematorio perché loro
Non si riesce a collegare. Questo come mai non si collega qua? Vabbè, qua sì, buttiamo un paio di case giù. Ok, così dovrebbero raccattare su tutti. Poi per il resto, non lo so se... Nelle fabbriche non muore mai nessuno. Cioè, nel senso, non serve mettere il crematorio là. Poi per il resto siamo coperti qui e anche qui, tutto a posto. Sì, ce n'è uno qua, siamo uno, due, ma comunque non li stanno raccogliendo. E che cosa stanno aspettando di preciso? Non mi sembra difficile, eh? Poi dovremmo fare il collegamento a questo, perché questo è il razzo che noi dovremmo riempire, no? Però anche qui ci vorranno materiali, aspettiamo. Noi l'abbiamo messo, ma aspettiamo, aspettiamo. Non c'ho voglia di farlo adesso, quando ci abbiamo così tanti problemi qui. Quindi... Espansione della zona commerciale. Volendo potrei mettere qualcuno qua, anche in questa zona. E questo che cavolo è? Sono strutture vecchie da cancellare. Cancelliamole tutte, sennò non so che cos'è sta roba. Dovremmo fare i collegamenti all'autostrada in maniera migliore. Quindi se sta lì l'autostrada, noi volendo potremmo espandere questa in maniera più carina e fare un altro collegamento qui. Però mi serve l'altra mod che io mi prenderò subito. Salviamo. Andiamo a prendercela adesso. Sì, la domanda sale, ho visto. Allora, qui to main menu. E non votano, eh. Allora, adesso vado su Steam un secondo che troviamo la mod. La mod, no, prima dobbiamo andare sul gioco workshop e cerchiamo 81 tiles dovrebbe essere. Ecco questa. Sottoscrivi. Ok, non credo di dover riavviare il gioco però. Spero. Credo. Vediamo, content manager mods. Ah no, ecco, è già qua a posto. Ok, posto, ce l'abbiamo. Quindi quella da 25 devo toglierla. Se c'avevamo quella da 81. Dove sta però? Cambia extra levels person, bla 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 bla, harmony, move it. Questo no. Roundabout, no. Dove è sparita quella da 25? Ho messo 10.000 su altro disastro, ma non li segna. Però dice che hai votato. Si vede che hai votato il punto 6. Continuiamo. Ho paura che si buggi l'altra mod. Non speriamo. Big City 3? Ah, era la terza. Merda. Non si... Io stavo cercando il 25, il numero 25. Pirip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 
Non lo so, Coco, adesso dirtelo. Yeee, possiamo comprarne altre. Quindi vai, uno, due, tre, quattro. Prendo anche questa qua sotto, ok. Adesso abbiamo un bel po' di spazio. In quale modo si bugga però? Ok, quindi ci serve un'uscita per forza qua. Adesso cerchiamo di modificarla andando sulle strade. Poi ci serve, dov'era? Questo qua. Allora, io posso già mettere direttamente questo volendo, perché potrei farli andare poi in là anche. Quindi sì, sarebbe una buona idea. Mi dispiace voi che stavate viaggiando. Ok, questo lo giriamo magari un pochino. Non si riesce. Dai, bro! Che fastidio! Così. Top! Adesso mi serve questo. Dobbiamo collegarci anche qui. Leggermente aggiustiamo questo che fa schifo. Top. E qui, vabbè, non ci serve più di tanto, però.
Bene, così abbiamo il nostro collegamento. Possiamo adesso far passare l'autostrada qui, in qualche modo, qui in mezzo, e collegarla anche lì, a quella strada. Cancelliamo un paio di Patrick che stanno in mezzo alle palle. Però questi Patrick devono rimanere qui perché saranno utili poi. Ok, questo volendo, questi li possiamo anche lasciare così. Ora. Ai ai ai, dovrò fare tutta la strada che va dritta a sto punto. In realtà sarebbe figo. Vabbè, sì, possiamo anche farla o più stretta qui o non lo so, io vado così. Qua. E da qui faremo. No, ho sbagliato. Cavolo, che cosa è successo? Che cazzo ho cliccato? Non lo so, raga. Ragazzi, benvenuti. Questo deve girare così. Oh, shit, l'autostrada pericolosa. Molto pericolosa. Cavolo, qui possono proprio andare fuori strada e morire male. Dobbiamo cancellare un altro Patrick. Buonasera, Night Morpheus. Un altro Patrick è andato. Sai che devo alzare un po' il monitor perché io vedo, mi piego troppo quando guardo. Ok, così va meglio. E poi questi sì, li possiamo collegare qua, che mi sembra una buonissima idea. Si collega, tu vai dritto e poi può collegarsi così in qualche modo? Sì, in teoria sì. Però deve andare forse più dritto. Ed ecco, si è collegato. Ottimo, ottimo, ottimo. Adesso questo lo spostiamo leggermente. In realtà forse avrei dovuto fare questa autostrada con le barriere sonore, perché se ci metto delle persone intorno, tipo queste strade, quanto dovrebbero inquinare? Noise pollution, vabbè, adesso non mi dice niente. Sì, poi, visto che abbiamo un'uscita qua, mi servirebbe per forza anche un'uscita qui, perché qui ci sarà un'altra zona per le persone che vivono qui. O la faccio qua e un'altra qui. Sì, dovremmo fare così perché devono esserci diverse uscite. Però, come la faccio adesso? Mi servirebbe. Una piccola discesa. Che lì vanno a 100 km orari. Comunque qui i pini saranno circa di 6 km. Non sono pini, sono Patrick. Sono Patrick. La direzione è giusta questa, non mi ricordo. Sì, è giusta, ok. Ok, allora partiamo da qua, ci colleghiamo qui, tutto a posto. Ma perché qui si è creato il ponte e l'altro non ce l'aveva il ponte? Questa cosa mi dà fastidio. Vabbè, che se ne frega. Facciamo finta di niente, va? Facciamo finta di niente. Non aggrappiamoci a questi piccoli dettagli. Un altro ponte che l'altro non ce l'aveva. Ok. Si parte da qui. Ok. Adesso di nuovo si arriva tipo circa qui. Cavolo, quanti chilometri saranno qua? Tutta strada ondeggiante. Wii, wii, e wii. Ma mi scusi, lei si deve girare. Oh no, sempre il solito problema che avevamo prima. Eh no, eh. Allora, proviamo ad aggiustare questo magari, così si risolve. Forse. Tu. No. Oh! Quasi, quasi, perfetto. Un pochino questo qua. Dai, va bene. Adesso di qua.
Quindi dobbiamo partire in questo modo. Ops, deve essere dritto. Signore, si deve estrarre. No, non so cosa sto dicendo. Così. È così. A posto. A posto, a posto. Un'altra strada infinita. Poi quella che arriva dovrebbe passare sotto e girarsi qua. Sapete fare questo? Con le sopracciglia? Anche dall'altra parte? Io dall'altra parte non riesco. Non ce la faccio. Ok, dammi questo. Top. Qua dovremmo fare un attimino più curveggiante. Ottimo. E ora, se abbiamo le abitazioni qui, dobbiamo cambiare il tipo di autostrada e mettere le barriere sonore. Questo deve salire. E ce la fa a passare sopra? Dobbiamo trovare l'inclinazione giusta, magari. Beh, dovrebbe farcela però, eh. Magari più basso. Che cos'è che ti dà fastidio, bro? Sono le colonne sotto. Magari facciamo. Aspetta. Così. No. Mamma mia, come si agita! È proprio agitato. No, io voglio che passi sopra. No, vabbè, allora lo facciamo passare sotto, dai. Ci risolviamo, cioè, risolviamo i nostri problemi esistenziali in questo modo. Quindi mi basta usare quelle strade normali, non servono per forza quelle con le barriere. Quindi tu vai sotto e boh, esci di qua direttamente. Esci qua così. Ah, guarda, perfetto. Quindi loro da qui possono uscire e qui possono entrare, però in teoria, se loro vogliono entrare, dovrebbero entrare anche dall'altra parte. Quindi questa qui dovrebbe fare tipo una cosa del genere. Va sopra, ma qui non abbiamo abbastanza spazio per farlo. Dovrebbe fare così e collegarsi all'altra uscita. Ma non credo sia una cosa che. Oh, aspetta. Ce l'abbiamo fatta, però fa proprio schifo come tutto il resto nella mia città, d'altronde. Eh no, Vic, perché sei così negativa? Non sono negativa, è la verità. È così. Cioè, guardate che cazzo di salita è. Più o meno realistica. Più o meno. Ok, e loro che entrano di qui ed entrano di qui, mi serve fare un altro per questi che vogliono. Quindi se loro stanno viaggiando in questa direzione, vogliono prendere questa per finire di là. Questi arrivano, entrano qui, possono procedere in questa direzione oppure possono girarsi e andare dall'altra parte. Stesso discorso dovrebbe valere per questi signori qua, quindi se loro vogliono finire sull'altra corsia dovrebbero prendere questo, ma magari qua sotto si può dividere e si va dall'altra parte, giusto? Credo di sì. Vai qua, su e ti colleghi. Più o meno dovrebbe essere. Diciamo che non è più o meno, ma più o meno.
Come si chiama il gioco? Si chiama City Skylines. Ciao, Slex. È pesante? Dipende, direi. Dipende dal PC che hai. E dopo questa non battuta posso essere bannato per cringe? No, ho letto di peggio. Ho letto di peggio. Quindi il collegamento ce l'abbiamo qui, ok? Qui se vogliono procedere poi possono finire di là. Poi qui un'uscita. Non serve a fare il collegamento autostradale qui, credo, almeno. Cose che in realtà si potrebbe fare però. Che da qui loro... No, vabbè, senti chi se ne frega. No, poi chi se ne frega? Poi magicamente succedono casini e io dico, cazzo, perché non ci ho pensato prima? Però adesso non ci ho voglia di pensare, faccio questo. Faccio solo questa entrata. Così loro possono uscire qui e andare a piangere a casa loro. Sarà una casa questa. Questo dovrebbe collegarsi. Dobbiamo cancellare ancora un pezzo. Così va bene? Sì. Ok. Colleghiamoci. Aspetta, mi serve questo. A posto. E questo in questa direzione. Questo in questa direzione. E quindi abbiamo un'altra uscita. E qui possiamo fare un'altra zona di qualcosa. Il problema è che non abbiamo fatto nulla qui come uscita, ma non importa, se possiamo usare volendo anche questo. Non lo so. Vediamo. Oppure si potrebbe proseguire con l'autostrada e qui possono andare in questa direzione. Che ne so, ci sarà qualcos'altro qua? Che brutte autostrade, eh. Mi sa che avrei dovuto fare un ponte migliore. Fanno proprio schifo. Se si alza il livello dell'acqua, cosa facciamo? Dobbiamo rifare. Faceva caccare. Dai, bro, ce la possiamo fare. Un bel ponticello, come si deve. Non è nemmeno dritto. Come lo vedresti questo gioco multiplayer? Pochips, esprimo la mia opinione a riguardo nel mio video su YouTube quando parliamo di City Skylines 2. Però comunque... non mi piacerebbe. Il perché, cose così... Se vuoi guardarti il video, lo scoprirai lì. Una direzione, poi questi dove potrebbero andare? Non lo so. Fatto sta che qui... No, questo mouse funziona adesso meglio. Non so se era l'altro o se... Non so che cos'era, qual era il problema. Però adesso va molto meglio. Sento anche come viaggia avanti e indietro più velocemente. Pimpirimpirim. Dipende comunque dal sistema operativo che avete, dal PC e così via. Il gioco non è pesante in realtà. Funziona anche su sistemi più vecchi, però dipende quanto vecchi. Capito? Qui si potrebbe fare invece questo, magari, questa uscita qua. E così potremmo collegare un'altra tipo, un'altra uscita autostradale per loro. Sì, ma aggiustare tutto quanto qui, ragazzi, ci prendiamo tutta la sera, veramente. Tutta la sera. Ah, tu ti colleghi a questo. Ok. Vabbè, ma d'altronde come facciamo se no? Vado ad aggiustare in pochissimi minuti. Impossibile. Impossibile. Ok. Leggermente ad aggiustare questo. Mi fa straridere che mi metto ad aggiustare piccoli angoli che non sono dritti. E poi ho queste strade qua. Mi piacerebbe tantissimo, raga, vedere le vostre città. Come le avete fatte voi? Sono stracuriosa. No, Pokips, qual era su YouTube? Sul mio canale YouTube? Che vuol dire, Vadario? Il gioco non è pesante. Sto valutando di mettere su 64 GB di RAM per girarlo. Figa, 64? Ma stai scherzando?
Mi girava con 16 GB di RAM senza problemi. Ma com'è il gioco appena inizia la partita? È lento? Mi hai invogliato a comprarlo, grazie. Oh, ma figurati, Mattia, com'è? È lento? Ho già postato il TikTok dove faccio vedere quello che succede all'inizio. No, comunque, non è che sia lento o veloce questo gioco. Cioè, non, dipende da te, dalla tua velocità, in realtà, e da come gestisci tu. Ma se tu vuoi prenderti tutto il tempo del mondo per costruire delle uscite magari migliori, strade, cioè puoi passare 3 ore a fare solo un'uscita e collegamenti intorno, per esempio, a una zona già costruita, o un'altra persona magari potrebbe metterci 10 minuti. Però quali sarebbero le differenze? Chi ci mette di più magari ci ragiona di più e fa qualcosa di più sensato. Se lo fai male, succede questo, che c'è troppo traffico. Io fatico con il traffico, vabbè, ma un po' tutti in realtà, però magari ci sono quelli che sono più bravi a capire la gestione del traffico. Io con le strade faccio più fatica. Però, vabbè, si impara, no? Cioè, si capisce. Una volta che hai capito le meccaniche del gioco e come mai si crea il traffico, diventa tutto più semplice. Quindi se loro entrano da qui, ovviamente qui si fa traffico perché c'è sta rampa singola. Noi dovremmo far entrare queste persone anche in qualche altro modo, ma come? Questi potrebbero girare qui in qualche modo, non lo so. Qui abbiamo un'entrata e un'uscita. Questi li possiamo collegare qui volendo, quindi io procedo con una zona alla volta. Questo sì, qua. E tu ti colleghi qui, aggiustiamo un pochino questo che fa schifo, anche questo. Vabbè, l'importante è che funzioni. Che faccio? Costruisco strade e le uscite. Ma come mai fa schifo questo così tanto? Tutto. Oh, ok. Potreste valutare di mettere la precedenza per quella strada. Quale? Ah, quella lì. Possiamo provare. Siamo qui. Sì, perché loro in teoria devono dare la precedenza agli altri qua. Ok, quindi questi qui aspettano e li fanno passare. Ma signori, riuscite a girare? Avete la precedenza adesso, eh? E perché non vanno? Perché c'è traffico qua? Eh sì, era per quello. Ma perché girano tutti qui adesso? Ci sono tante cose da risolvere. Mi hai fatto venire voglia di giocarci, di rigiocarci. Mi fa piacere, raga. Se vuoi ti metto come fotoprofilo perché non ho Instagram. Ma come faccio a capirla così? Ciao, su Instant Gaming c'è però Origin. Elena, non so dirti, ma oggi ho rilasciato un TikTok dove dicevo che per acquistare il gioco potete andare su Instant Gaming, appunto. Quindi se vai sul mio profilo, dove ho messo il link del gioco che potete acquistare, tu clicchi quel link, ti si apre la pagina e puoi vedere perché, per quali piattaforme lo puoi trovare. Però perché per Origin? Tanto vale prenderlo per Steam, se giochi dal PC. Ciao Ricky. Ok, quindi questo si esce così, ma noi vogliamo anche farli magari. Però queste sono le uscite. Uscite, ok, si collega in questo modo. Ma noi vogliamo anche possibilmente far passare queste persone di qua. Ma questa era la canzone di. Che cosa ho appena sentito? Era un tibiribiribiribirim. Oh cazzo.
ce la fai? Ma che schifo! Allora, mi sa che mi conviene fare qua questa cosa. Faccio prima. Veramente. Perché loro? Qui abbiamo un'entrata e un'uscita che si collegherà poi al resto. Poi abbiamo questa. Ma è la musica del multimilionario. Come si chiama? 1 million. Ma perché? Ok. Tutte queste autostrade sono mod. No, no, sono autostrade normali. Ho scoperto che ci sono i lavoratori dei camion della spazzatura ma non lavorano. Devo aumentare il budget. Perché cazzo non lavorano? Provo ad aumentare il budget temporaneamente e vedere che succede. Il shortcut per la modifica rapida delle strade qual è? Io uso una mod che mi... quando clicco con T, clicco T e poi posso selezionare una strada, mi dà la strada. E la mod si chiama? Come si chiama? Pick it. Picker. Ho la schiena a pezzi, cazzo, mi fa male. Che mi consiglia prima di iniziare a giocare? Ah, guardati i miei tutorial su TikTok, ti consiglio di fare quello. Se tu entri sulla mia pagina TikTok, c'è la sezione, c'è la playlist City Skylines, ci sono un po' di tutorial che ti puoi guardare, sono brevi. E ti magari capisci un paio di cosette, capisci come fare. Allora, se noi facciamo questa uscita, questa potrebbe essere l'uscita qua per le persone. Però qua loro qui non possono uscire, possono uscire solo qua, ma se noi dobbiamo far uscire qualcuno qui, dobbiamo per forza mettere un'uscita anche qua, appunto. Cichi 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 giù giù giù. Allora, ci colleghiamo in qualche modo, signori, no? Sì, no? Collegati, brutto bastardo! Qual è il suo problema, di preciso? Che devo cancellare qui? Cancelliamo lui. Ok. Ok, facciamo così e lo facciamo un attimino più storto. Le uscite storte ci piacciono? Ciao Margo, buonasera. Puoi spiegare come si costruisce la metro? Perché quando voglio mettere i binari sottoterra non funziona. Guarda, non te lo posso spiegare così in poche parole perché è un processo abbastanza lungo. È una cazzata in realtà. Dipende, probabilmente dipende da in che direzione hai girato la stazione della metro. Quindi quando colleghi i binari, magari l'hai collegato alla parte sbagliata. È una cazzata, cioè è fatto male proprio il gioco, secondo me, perché non ti fa capire da che parte devi collegare. Potrebbe essere quello. Quindi prova a fare il collegamento dall'altra parte del binario. La mia città sta sprofondando nel traffico e non so più come risolvere. Hanno 8.392 vie da poter fare, ma continuo ad usarne una. Sì, perché sono stupidi, usano solo una strada che va in una direzione ed è la strada più che li fa arrivare alla destinazione dove devono arrivare a loro in maniera più veloce. Quindi tu devi pensare che tipo di collegamenti o scorciatoie li potresti creare. Questa è la parte peggiore, secondo me, di questo gioco. Che loro funzionano veramente in una maniera strana. Se tu guardi, che ne so, tipo quello che ho fatto io qua con i ponti, è brutto da vedere, ma l'ho fatto perché aveva un senso. Se io andavo a vedere, perché c'è la possibilità di vedere dove vanno, no? Puoi vedere qui. Selezionare dove vanno i pedoni, dove vanno i veicoli privati, dove vanno i camion e così via, no? Ma principalmente io vedevo che tutti andavano qui e prendevano questo ponte per andare in un'altra determinata zona, ok? E
E allora ho detto, ok, fammi mettere un altro ponte, così qualcuno che magari esce prima rispetto a questa strada possono prendersi questo ponte e anche loro uscire dove devono uscire. Adesso però abbiamo ancora più traffico qui perché non lo so, forse abbiamo ancora più gente in questa zona che prende questo ponte piuttosto che procedere e andare dritto. Quindi mi serve risolvere anche qui in qualche modo. Forse devo fare qualche sottopassaggio piuttosto che farli tagliare qui in mezzo. Non lo so, anche qui tutti che si bloccano perché si prendono questo incrocio, molti devono girare qui. Cioè, è un po' un casino. Funzionano in maniera strana i bot in questo gioco. E per questo bisogna ragionare tanto con le strade. E chi magari se ne intende di più è avvantaggiato. Ma come fai ad intenderti delle strade, a meno che tu non sia uno che guida o che faccia questo di lavoro. Cioè, un attimino fai più fatica, secondo me. Speriamo che nel secondo saranno più intelligenti. Sì, io spero tanto che questa cosa funzioni meglio nel secondo. Che in qualche modo che sia più facile gestire. Però non lo so, vedremo. Magari sarà ancora più rotto. Chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa? No, non lo so, ragazzi, vedremo. Mi sono però molto curiosa di vedere di più. Di vedere come sarà. Spero sia bello, che non sia, sapete, una delusione. Però sappiamo sicuramente che sarà bello, almeno graficamente parlando. Intanto sto sbagliando qui perché devono andare dall'altra parte. Questi. Ok, così. Che questa è l'uscita. Graficamente parlando sarà più bello, già comprenderà delle cose più carine dentro nel gioco base. Ovviamente poi faranno sicuro 100% i DLC. E questa cosa a me non dispiace, sinceramente. Il gioco, cioè, alla fine funziona così un po' come The Sims anche, no? Che con il tempo aggiungono roba in più. Ma che cosa sta succedendo qua? Non vedo. Io voglio metterlo così. E poi così. Mettono cose in più. Cioè, per esempio, The Sims l'hanno reso gratis, no? Ma che cazzo ti agganci? Oh, l'hanno reso gratis, ma ovviamente stanno rilasciando pacchetti e robe in più che costano. E secondo me, oh, va bene così. Almeno stanno facendo qualcosa per il gioco. Ovviamente cercano di guadagnarci. Secondo me. Però mettere un gioco gratis dopo anni che era a pagamento è una grandissima scammata. Adesso non so, mi sembra che abbiano restituito anche i soldi o hanno dato qualche buono sconto alle persone che l'avevano acquistato. Però mettere un gioco a pagamento e poi farlo gratis mi sembra una presa per il culo. Il budget che Freccetta è? Per andare devi andare sui soldi. E qua c'è tasse, budget e prestiti. Budget è questo. Non si sa ancora la data del 2, no? Non si sa niente. Ci sono delle mode, Elena, per metterlo in inglese e in italiano. Ciao Alberto, grazie. Quindi sicuramente Cities Skylines 2 quando uscirà sarà a pagamento. Sarà ovviamente a pagamento. Sarà, a meno che non impazziscano e lo rendano gratuito, ma non credo. Non sarebbe una cosa controproducente per loro, secondo me. Non credo proprio. Sarà a pagamento sicuro. E sarà anche. Sì, costerà un bel po', secondo me. Guarda quanta gente sta entrando già qua. Si collegano qui e dove vanno gli altri? Cavolo, dobbiamo farli collegare qua in maniera migliore. Collegamento all'autostrada. Ma possiamo aggiustare questo casino? Allora, questi che vogliono entrare, come li possiamo collegare in maniera giusta? Sto pensando. Secondo me costerà sui 50 euro. Sì, anche secondo me. Io non mi ricordo quanto costava quando era uscito il primo. Anche perché è uscito 8 anni fa, se non sbaglio. E io 8 anni fa non sapevo neanche esistesse Steam a momenti. No, forse sì. 8 anni fa che anno era? 2015? Forse sì, o forse no. Ah, io stessa. Sì,
Io Twitch ho scoperto, penso nel 2015 o 2016. Vabbè, fatto sta che non sapevo esistesse. Però secondo me è anche giusto che costi così. Poi con calma rilasceranno i DLC, quindi. Buonasera, buonasera. Ok, come mi collego a questa zona? Dovrei passare sopra in qualche modo a questa autostrada. E loro. Sì, dovremmo anche riuscire a rendere questa uscita migliore. Oppure devo fare un'altra rotonda. Si collegano alla rotonda, entrata e uscita. Si potrebbe fare un'altra rotonda magari qui. Non lo so, raga, proviamo. Questa è una rotonda gigante. Oppure potrei mettere una cosa anche qui, così? No, non ha senso. Una rotonda dovremmo mettere. Che si. Sì, ma mi collega a tutti i lavoratori e le persone anche. No. Forse questo dovremmo fare. O questo, così. Che qui arrivano. Qui ci sono tutti quelli dei camion. No, forse no. E poi se vogliono andare. Vabbè, però in questo caso forse andrebbe 100 volte meglio il traffico, perché possono andare in due direzioni diverse. Quindi, qui abbiamo un incrocio. Magari possiamo farli partire da qui, collegarsi lì. No, facciamoli andare qua. Poi, quindi da qui, poi. Io non vedo niente con questo schifo di foschia. Non si può togliere? Si possono collegare, che ne so, qui. Questa strada però è una strada normale. Ma Dio, ma ci sono dei lavoratori morti qua. Ma perché non abbiamo un crematorio? Ecco, l'abbiamo messo adesso. Un collegamento, però magari mettiamo una strada migliore? Bah, non lo so. Poi possiamo fare. Anzi, sì, mettiamo una strada normale, che questa è brutta. Anche se qua gireranno i camion, però vabbè. Adesso, volendo, possiamo farli tagliare anche qui. No. Qui magari. Non so dove andranno in questo modo. Quindi, le persone, queste qua, dove erano? Questi. L'autostrada, li facciamo uscire qui. Il budget è la freccetta azzurra con il sole sopra? No, il budget è. Di cosa stai parlando? In teoria si trova nell'economia, che è questo tasto qua. Questo qua in basso a destra. Cosa aggiungono i DLC? Devi guardarti il mio video su YouTube, User80. Ti consiglio perché lì spiego bene cosa aggiungono. Sì, questo è il budget. Questo è il sole, questo è la luna, quindi indica per il giorno e per la notte. Io li sposto entrambi uguali. Anche se di giorno, per esempio, di elettricità si dovrebbe mettere leggermente meno, di notte di più. Come si chiama il video? Andate sul mio canale YouTube, punto esclamativo YT in chat. E ve lo beccate, sarà di 3 giorni fa, se non sbaglio. Comunque si chiama 7 migliori DLC assolutamente da avere. Per quelli di TikTok invece vi dovete andare a cercare manualmente, perché non ho il bot su TikTok. Però dovrei metterlo, così potreste usare anche voi il link da lì. Ok, quindi procediamo. Facciamo questa uscita per loro. Intanto li facciamo girare così. Oh mio Dio, storto come non si sa che cosa. Ma chi se ne frega. E una volta che sono arrivati qui, come li facciamo l'uscita? Dio mio, io non capisco mai come devo far collegare l'autostrada alla rotonda quando hanno due corsie. Non riesco a capirlo. Qualcuno mi può spiegare? Qualche genio? Questa è l'uscita, ok. Come si fa? Devono esserci delle stradine. Cioè,
Che sto cercando di capire, ma deve esserci sicuramente un'uscita e un'altra entrata. Quindi, che ne so, questi potrebbero entrare da qui? Questi entrano dritto dentro la rotonda? Forse. Però qui ci vuole una strada a tre corsie normali. Quindi solo andata, tre corsie normali, così non si possono girare. Sembra che cioè, si restringe, ma son tre corsie alla fine. E questa potrebbe essere l'uscita. Potrebbe essere una cosa del genere? Non lo so, forse sì. Quindi, però, che cazzo ho fatto? Oh no. Ho sbagliato. Così. E adesso mi serve questa qua. E tu, per esempio, puoi andare dritto. E da qua ti giri. Boh, e ti colleghi qua. Però aggiustiamolo un secondo anche questo. Quindi entrata all'uscita. Dentro la rotonda. Aggiustiamo subito anche le corsie. Perché io so che se non lo facciamo, questi stronzetti non sapranno più che cosa fare della loro vita. Quindi, questo così, mentre questo ce lo ricordiamo ormai, l'abbiamo imparato così. Ah sì, qui non possono fare niente. Sì, questi non possono uscire qua. Quindi, no, dobbiamo fare al contrario. Questo procede dritto e questo procede dritto. Fai che da un lato escono e dall'altro opposto entrano. Così, no? Come ho fatto adesso? Vabbè, lato opposto forse dovevano uscire da qua. Ma più o meno. Forse i camion della spazzatura non vanno perché sono troppo lontani dalla città. Potrebbe anche essere, sai? Perché tu quando li metti... Cavolo, è tutto verde da me ormai. Qua non si collegano. C'è una zona grigia, che così testiamo se va in base al colore. Potrebbe essere, dove li hai posizionati? Se li hai posizionati troppo lontani che non ricoprono. Non mi ricordo se devono essere. Devono rendere la zona verde. Forse. Potrebbe essere. Salve Morgoth, salve, salve. Sì. Ah sì, stavamo facendo la rotonda, ok. Dunque, qui, anzitutto le regole della rotonda. Poi, voi, tu esci anche qui, mentre questo va di qua e questo va di qua, bene. Poi, uno, due e tre. Giusto, no? E di qua e anche qua si collega questo. No, ho sbagliato. Qua e questo blu qui e qui. Ottimo. Viola, cos'è? Color sabbia beige e questo. E questa solo l'uscita, quindi ecco, vedete che stanno già iniziando a prendere questa rotonda? Meglio. Questo e questo. E mentre quello rosso, boh, va di qua. Bene. Dovrebbe andare. Però loro che vogliono uscire, o escono tutti da lì adesso, e quindi mi alleggeriscono il traffico qui. Quelli che entrano per forza facendosi solo questa strada, e questo in teoria non va bene. Noi vogliamo che loro possano andare anche in questa direzione in qualche modo, quindi non li farei andare a destra perché sennò devono farsi l'incrocio, però potremmo fare un sottopassaggio. Quindi togliamo questa strada. Se questi per esempio girassero qua,
Ma poi perché ci sono questi passaggi pedonali così brutti? Quanto li odio, mi danno fastidio. Ah sì, poi non ne parliamo della parte gestionale dei pedoni. Mamma mia, quelli lì sono un altro problema gigante. Veramente. Nessuno può attraversare qui, siamo in autostrada. Ok, quindi loro entrano. Li prendiamo questa stradina qua, tutta carina. O li prendiamo già quella brutta? No, questa qua, dai. Da qui abbiamo un sacco di spazio in realtà per permettergli di fare questo. Andare sotto. Adesso qual è il tuo problema? Ah, perché è una strada troppo larga, tipo. Come li facciamo andare di qua adesso? No, volevo fare così. Allora li facciamo andare un attimino più dritti. Li facciamo fare tipo così, si scende giù. Ma visto che non gira in questo modo, anzi, non gira in nessun modo. Allora bisogna partire da più indietro, che palle. Magari si sfrutta già questo posto qua. Mi sa di sì. Giù. C'abbiamo un incrocio, usiamolo. Ma perché non va? Oddio, che schifo è! Devo bere, bevo. Buonasera Luca, bene, tu come stai? Buonasera Pogodoggo, come va? Io ho una città piena di traffico e sto impazzendo, idem. Che voto darei a City Skylines 10? Tutto bene, grazie, che combini? Ma dai, ma questi continuano ad avere problemi. Ci vogliono più abitanti, mi sa qua. Ok, non è un problema, però non abbiamo un'uscita giusta per gli abitanti in realtà. Questo è un problema grave. Potremmo... Oh, perché sennò devono farsi tutta sta rotonda. Ma mi viene l'ansia a volte pensare a quante cose ci sono da digestire. Ok, mi devo calmare. Ok, ma perché piove di nuovo? Ma puoi smettere di piovere che non vedo niente. Mi dà fastidio. Oggi ho visto un TikTok tuo che parlava del nuovo gestionale che uscirà a breve. Sì, Park Beyond, che lo giocheremo. Lo giocheremo fra, direi, un paio di settimane, direi. Per un periodo limitato. Non sarà una live sola, saranno più live. Quindi non vedo l'ora di provarlo, ve lo giuro. Non vedo l'ora. Quindi... Stavo cercando di fare quest'uscita per quelli che arrivano, però magari potrei anche evitare e al posto di farli la rotonda e farli prendere quest'uscita, noi potremmo già fare un... Anzi, loro entrano da qua, su. E al posto di prendere questa rotonda, li potremmo anche far tagliare direttamente. Che ne so, tagliano qui. E si possono collegare, boh, uno qua e l'altro qua. Se me lo permette il gioco. Non credo me lo permette il gioco. Però questo è un altro incrocio pazzesco. Ma che cazzo fai? Che cosa hai colpito? Mi ha colpito i cavi elettrici, brutto pezzo di fango. Ok, perché li ho costruiti così giganteschi? Questi cavi elettrici? Vabbè, va bene, uguale. Sono rimasti senza elettricità un secondo.
Vedete che abbiamo problemi. Va bene, senti, magari non abbiamo tanto movimento qui, quindi va bene così intanto. Non metto queste. Va bene. Devo solo risolvere l'ingresso qua. Non so come risolverlo. Forse avrei dovuto mettere una rotonda anche qui, migliore. Perché tutti scendono, vanno qui. Forse. Survival Settlement? No, mai provato, Giacomo. Capita anche questo, persona. Buon appetito asmatico. Un secondo senza corrente già in sorgo, no? Come sono permalose, ma veramente? L'avete visto? Ma perché questi si fermano in mezzo alla strada? Ma chi è che ha messo queste regole? Ma come funziona sta stupida rotonda? Stavano dando la precedenza agli altri questi. Che babbi. Che babbi. Comunque è normale che si faccia traffico se hanno solo un'uscita in questo modo. Questo magari gira di qua e può uscire in altre direzioni. Ok. Mentre questi no, che arrivano, prendono questo, magari li possiamo fare un'altra uscita qui. Che hanno una, abbiamo una zona industriale enorme, piena di problemi e il traffico. Quindi magari dovremmo. Ma la smetti? Avete visto? Portali sulla rotonda. Sono. Li sto già portando alla rotonda in realtà. Magari posso fargli un'entrata qui. Al posto di farli scendere qua. Che cos'è la magia di Natale? Mi sono trasferite su quello. Incredibile, ragazzi. Solo su City Skylines. Inizia a scendere. No. Così. Beh, magari meglio di niente, chi lo sa. Devo fare questa rotonda forse adesso? Devo aggiustare tutte le uscite, tutti gli ingressi, non lo so. Non ancora, Candy! Fra 2 giorni dovrebbe arrivare. Ti sei cagato? Allargare le strade non posso? Cocco, questo è il gioco gestionale, questa è la difficoltà del gioco. Qui si impazzisce. Però adesso tutti girano lì, ovviamente, perché hanno l'ingresso in questa zona e mi rallentano tutto. Potrei anche togliere questo e permettergli di andare di qua, però qui e fare. Ma se io facessi un'entrata qui, un'entrata qui e un'entrata qui, girerebbero tutti solo a destra? Direi di scoprirlo. Vedremo cosa fanno. Ah, tu ti devi spostare innanzitutto. Va bene. Adesso scopriremo come guidano. In questa rotonda avevamo messo questi. No. Vedi, bisogna anche aggiustare la rotonda. Dovrebbe arrivare mercoledì. Grazie mille Nicole Lune per il follow. Fanno rotonda più grande, impiegano più tempo e si crea meno traffico. Allora, noi abbiamo 3 corsie, volendo possiamo fare, che ne so, 6? Che dite? Sono. Quante corsie abbiamo? Aspetta, aspetta, aspetta. Perché la rotonda è già grande, ma ci servono più corsie, ma non so se posso fare più corsie. 4? Posso fare 4 corsie. Ma poi io non so fare. Non so fare più le uscite. Cioè, come devo gestire le corsie. Tutte le cose. Avete capito cosa intendo? No? Come fate a non capirmi? Non leggete il pensiero? 4 corsie, magari? Ma tanto si prendono comunque una. Questi scemi.
Adesso vedi che girano tutti a destra, che sono proprio deficienti. Ah, non tutti però. E cosa stanno aspettando qua invece? Tre corsie, poi c'è questa strada. Il semaforo. No, il semaforo dobbiamo toglierlo, vero? Questi hanno la precedenza. Questi. Ok. Questi, ok. E questo, ok. Ecco, vedete che sono stupidi? Dobbiamo aggiustare tutto adesso. Ok. Come faccio da 3 a 4 corsie? Buonasera, Spartano. Questi giochi gestionali mi piacciono troppo, però non ho tempo e voglia per giocarli. Sì, sono abbastanza impegnativi, direi. Ho risolto, ho messo la discarica in mezzo alla città. Mai visto, allora era troppo lontana. E allora dove li metto adesso? Da 3 corsie a 4? Come funziona? Allora, tu il primo, il secondo può andare qui e il terzo qua? Così? Ma chi cazzo lo sa? Mentre il primo va dritto. Anzi, magari qua. Lui qui e lui qui, ma anche lui può andare qua e anche lui può andare qua. Ha senso come cosa? Lo scopriremo. Solo vivendo. Allora, come avevo fatto io, il primo, il secondo può andare qui, e questo è il terzo, mentre loro, il primo va dritto. Com'è che ho fatto qua? Aspetta. No, così, ok. Quindi, no, va qua. Lui va qui, ma anche qui. Tu qui, ma anche... No! Ho sbagliato. Tu ti colleghi qui. E tu qui, mentre tu non ti colleghi qua. Il verde e il rosso vanno dritti. Ah, dovrebbe essere così, forse. Perché questi qui che girano sono sempre di più, quindi hanno bisogno di più spazio. Cioè più corsie. Quindi scollegati per piacere. Tu ti metti qui. Tu ti metti qui. Tu ti scolleghi e così dovrebbe essere. Il viola dritto no? Quindi solo loro due girano e questi vanno dritti? Ci ho bestemmiato talmente tanto che l'ho abbandonato. Buonasera, Ser Tortino, come stai? Per la creazione delle prossime zone industriali, usa le strade a senso unico, si riesce a gestire meglio il traffico. Sì, però anche lì bisogna adesso pensare. Se mettiamo le strade a senso unico, a pensare alle entrate e alle uscite. No, forse diventa anche più facile. Non fanno più i gestionali di una volta. Io non li ho mai giocati quelli, Giacomo. Nel senso, inizio tutto a sprint e poi mi perdo. È normale, è normale. Quindi deve essere così, speriamo. Anche questo blu, quindi qua non deve andare. Quindi questi due girano, ok. Vediamo questo lato. Ah, qui è facile, entra. Entra. Poi lui va dritto, questo gira e questo gira. No, anche a me fa sclerare un sacco questo gioco. Il traffico soprattutto, li odio veramente. Che non sanno guidare, sti pezzenti. Non sanno guidare. Ma chi cazzo gli ha dato la patente? Dritto, questo gira e gira. Ok, questo è solo l'uscita. Oddio, cosa ho fatto? Questa è solo uscita, quindi tu esci e tu esci, mentre tu vai dritto, così. Questa è solo entrata. Ops. Quindi
loro che entrano? Vabbè, qua immagino. Oddio, adesso però si confondono le... Oh no, questo deve procedere dritto, normale. Immagino, suppongo, credo. Basta, ok. Potete andare avanti, per favore, che voglio vedere se funziona. Grazie. Stanno aspettando questi scemi. Adesso dovrebbe funzionare meglio, forse. Stanno spostando in corsia, ok. Però perché parcheggiano di lato? Mi dà strafastidio. Ah, davvero, Giacomo? Non sapevo. Ciao, Gigi. E perché questi stanno fermi? Perché? Ma perché... Perché mi si mettono queste regole nelle rotonde? Io ho messo un'altra cosa. Si cambiano in automatico. Perché? Andate avanti! Una rotonda che scorre. Questi aspettano, non si sa che cosa. Allora, in teoria, giro due corsie. Com'è la situazione qui invece? Loro vabbè girano. Possiamo fare che anche loro girano? Ma anche qui girano? Così almeno prendono entrambe le corsie? O non si può fare una cosa del genere? Comunque non funziona, vedo. Ma lui, perché loro stavano aspettando se questi stavano tutti girando a destra? Secondo me non funziona fare così. Ci vorrebbe un sem... Ma questo da dove è apparso? È apparso dal nulla. Ma che cazzo vuol dire? Sono ancora bloccata. Sto aggiustando un sacco di problemi in questa città. Sì, non l'ho provato su Steam. Se ti interessa, magari quando ti sei stufata di fare la vigilessa impazzita. Abbiamo tantissimi giochi da provare. Il prossimo che proviamo, oltre a City Skylines, Voxel Tycoon, un altro dove bisognerà gestire il trasporto. Impazziremo anche là. Abbiamo una lista di giochi, quindi abbiamo da fare, abbiamo da fare. Magari provandone diversi imparerò, figa, sarò strabrava a gestire il traffico. Comunque questi aspettano, non si sa che cosa. Ehi! Un'altra idea. Ovviamente, visto che qui abbiamo grossi problemi con l'uscita, perché non li facciamo un'uscita diretta per... Non so, dipende dove vanno però. Però io li potrei fare un... provare tipo a fare un sottopassaggio che li taglia questo incrocio. Oppure no, e facciamo... Ma dai. Ma quanto rompono i coglioni! Ok, adesso riempirò questo pezzo di abitanti, pezzi di fango, così possono andare a lavorare e smettere di piangere ogni 3 secondi. Allora, facciamo i percorsi. Mi serve questa strada qua. Adesso farò dei quartieri che Milano spostati. Bene. Ma perché ha deciso di mettersi storto? Chi gli ha dato il permesso? Una cosa così. Stortissimo. Zan zan zan. No, non ti attaccare. Sì, lo so che non avete luce. Aspettate. Che cosa succede qui, piagnucoloni? Vai, collegati così. Questo lo stacchiamo.
Adesso anche questo lo sappiamo, non ci serve. Quindi è peggio di The Sims? Ma in realtà non lo so, sai? Non so dire. Di SimCity intendi? Quale Sims intendi tu? The Sims o SimCity? Ok, qui avremmo dovuto inserire anche qualche zona commerciale in realtà. Sono un'altra città gigantesca e non hanno un'uscita decente questi. Dovranno prendere quella strada. Noi dovremmo fare dei collegamenti da questo punto, immagino. Non lo so. O collegarli... Che ne so, anche così magari. Possiamo fare dei collegamenti tra le città. Quindi tu... puoi andare qui. Anzi... un incrocio gigante. No, non lo vogliamo. Togliamo questa strada. Licenziati. Via. Voi ve ne andate da casa vostra. Un collegamento abbiamo. Potremmo fare anche un altro da questo ponte che gli permette di arrivare. Non so, un incrocio su un incrocio e poi... non lo so. Che altro tipo di collegamento si potrebbe fare? Servono altri per forza. Ah sì, l'acqua. Serve l'acqua. Però adesso non dovrebbero più lamentarsi. Se gli mettiamo tutte le persone a vivere qua. Anzi, devo metterli metro. Mi dimentico sempre. Devo metterle metro, così si risolverebbe tutto. Zan zan zan. Io che metto gli effetti speciali canticchiati. C'è una mod che ti permette di avere la corrente dappertutto senza mettere quei cosi. Ah sì? Come si chiama? Vi coglie gli incroci. Li odio ma li metto lo stesso. Prova a collegare l'autostrada col quartiere residenziale. Infatti dovrei pensare come fare il collegamento, però. Faccio... o li faccio uscire da qui. O devo fare un'altra uscita tipo questa. Si potrebbe anche fare, forse. Ho bisogno di una golia. Perché c'è un ponte non finito nella zona industriale? Perché stavo costruendo e poi non sapevo cosa fare. Non sapevo più dove farlo finire. Ma non è un problema, lo metteremo da qualche parte. Il gioco non è in italiano, ma esistono delle mod. The Sims ti fa sclerare quando i Sims non seguono le azioni. Ah sì, quello è vero. Vorrei, come dicevano anche l'altra volta... vorrei riprendere The Sims solo per imparare a costruire le case. Perché Italia Simulator. I punti sospesi. A metà. No. L'uscita dovrebbe essere così. Ok, mi sembrano un po' troppe uscite qua. Riusciamo a ficcarlo qua in mezzo? Sì, volendo sì. Forse. Grazie mille Foghe per il follow. Slope to steep. Ecco un'altra cosa che io odio di questo gioco. Ma come osi a dire una cosa del genere? Posso mettere questo sull'acqua? Sì. Ma però dopo è troppo lontano. Aspetta, magari cancelliamo questo. Ah, infatti. Così. È un'uscita praticamente dietro alle case delle persone, ma ci interessa, no? Tanto non siamo noi a vivere libero. Non è casa nostra. Vabbè, mezzo storto. E da qui invece un lato, secondo lato, forse sì.
I'm loving it. Tre corsie che si collegano. Però se si esce dal... Caselli, che non li sto mettendo. Anche qui mancano. Dateci soldi, bastardi. One way to both. One way or another. Ok, questo così è dritto più o meno. E un altro anche per uscire. Soldi, 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 soldi. L'altra dire... Aspetta. Questa qua, giusto così? Credo di sì. Top. Perché dopo il casello dovrebbe esserci una strada normale. Non è più una strada autostradale. Si dice così? Non è più autostrada. Perché si dice autostrada, tra l'altro? Chi l'ha inventato? Ci serve l'elettricità. L'elettricità qui ce l'abbiamo. E qui per conto mio si possono anche fermare. Per ora. Adesso dobbiamo fare la stessa cosa qui, ma non so se abbiamo abbastanza spazio. Si può terraformare, sì. Dovrei mettere una rotonda, ma qui non ci stiamo con la rotonda. Potrei metterne una qua. Tre corsie? No. Three lane. Four lane. Three lane road. Parabam, bam, 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 bam. Quindi sì, sarà perfetto, volendo. Il casello. Cazzo. Devo fare... lo posso mettere di traverso così. Questo fa stracasino, devo metterlo più lontano, sennò questi qua dietro piangeranno come i bebè. Oppure così, semplice. Probabilmente ci sarà un po' di traffico così. Ehi, dammi. No, vabbè, me lo devo prendere così, questo non capisco. Perché non me lo prende? Anzi, prezzi anche. Bro. Perché non lo clicca? Ma è scemo. Anche l'acqua gli serve. Perché? Non me li seleziona? Come osi? Non me li... Ah, adesso sì. Prezzo massimo. Prezzo massimo. Prezzo massimo. Ah, volevate risparmiare? Non col cazzo proprio. Dove sono gli altri? Sono qua. E questa è la direzione? No, questo ho sbagliato, questo. No, aspetta. Come devo fare? Così? Sì, questa è l'uscita, perfetto. Quindi questo prezzo massimo. Si chiamano autostrade perché strade fatte solo per le autovetture. Sì, ma l'autostrada si dice anche in altre lingue, però. Forse. Grazie mille, Peppe, per la rosa. Sei rose. Grazie mille. Grazie mille, l'ho preso tanto. Probabilmente che erano a corto di idee, quindi hanno fatto qualcosa di semplice. Autostrada. Come si chiama la mod che ti crea le rotonde istantaneamente? Quella delle correnti ovunque si chiama Electric Roads. Quello della rotonda, se non sbaglio, è Roundabout Build qualcosa. Non mi ricordo di preciso adesso. Ma voglio fare un video riguardo le mod che sto usando, quindi... Pazientate un po'. Ok, qui entrano, quindi avranno questa strada meravigliosa. Che gira direttamente qua dentro, così. Sì, volendo sì. Però dovrebbe essere solo una direzione. Lo possiamo fare? Due corsie.
Excuse me, sir, tre corsie. Ok, allora niente alberelli. Una direzione sola, bene. Ma la smette di piangere questo? Stessa cosa di qua. Ci vorrebbe una rotonda anche qui. E lo facciamo senza problemi. Adesso queste case scompariranno nell'arco di pochissimi secondi. Mi serve questa strada, ma per uscire. Qui. Bene, ah no, merda, l'ho fatto un po'. Potevo farlo scendere un attimo. Dritto possibilmente, thank you. Così. Raga, brutto. Ma forse funzionale. L'unica cosa che non funziona molto è che adesso probabilmente tutte entreranno da qua, che avranno un altro ingresso. Ma questo ci potrebbe causare un bel po' di traffico. Mi sa che qua mi conviene usare queste strade. È la zona industriale. Bene. Probabilmente mi serve. Ma dai, ma quanto ci mettono? Non smetterò mai più di lamentarmi perché veramente questi mi stanno sui nervi. Però guarda qua, sta funzionando tutto quanto. Nessun problema. Più o meno. Tranne che nella zona industriale. Adesso c'è richiesta commerciale. Potremmo mettere qualche negozio qua volendo. Magari. Dove? E qui abbiamo gli abitanti che tra l'altro non stanno nemmeno venendo a vivere qui. Quindi magari posso mettere qualche negozio qua. E qua nessuno. E vediamo un po' che succede. Questi chiuderanno nell'arco di pochissimo tutti. In realtà l'autostrada è una strada privata, infatti devi pagare per entrare gestita da varie aziende, tra cui Benetton, mentre le highway degli altri stati sono le nostre tangenziali. L'unico paese in cui si paga l'autostrada è l'Italia, comunque. In Inghilterra c'è una tassa della strada che si paga, ma comprende tutte le strade, non c'è tipo un casello in cui devi entrare in autostrada e devi pagare. È tutto un miscuglio, tipo l'autostrada potrebbe essere anche da una città all'altra di 3 km, per dire. Sono tipo queste strade, esatto, tra virgolette, ma senza caselli. E quando tu paghi quando hai l'auto là, oltre a pagare l'assicurazione, paghi anche appunto questa tassa stradale, che non è tantissimo, però viaggio ovunque senza problemi. Sì. Solo in Italia si paga l'autostrada. Magari c'è qualche altro paese, ma non che io sappia. Perché è statale, la paghi con le tasse? No, non la paghi con le tasse in Inghilterra. Tu la paghi con un pagamento che è tax road, la tassa della strada. O si chiama in un altro modo, se non mi ricordo. Sì, forse è la tax road. Tu sei la macchina, paghi la tassa della strada. Però non è un qualcosa che viene scalato mentre tu lavori, è un qualcosa che paghi quando hai la macchina. Quindi boh, io sinceramente preferirei pagare una tassa stradale piuttosto che ogni volta che vai da qualche parte pagare l'autostrada. Tu hai la tassa stradale, vai ovunque, dove vuoi, quanto vuoi, la cifra è fissa e sei a posto. Se non sbaglio va in base alla macchina che hai, alla potenza della macchina. Però
Mentre in Italia è, vuoi un giorno andare da qualche parte? Ti partono 50 euro di casello. Vabbè, dipende dove vai, ovviamente. Però avete capito cosa intendo. Pam 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 param pam. Ok. Bene. Più o meno. Non si riuscirà ad aggiustare questo posto. Riusciremo ad arrivare a 150.000 abitanti stasera? Zona commerciale, la richiesta c'è, sta aumentando tantissimo tra l'altro. Non so dove altro li potrei ficcare, perché se no adesso se aspettiamo ancora un po' diventa un problema. Magari posso inserirne alcuni qua ancora, giusto un paio. E si aspetta un secondino. E poi farei, sapete cosa? Farei assolutamente... non lo so, le metro che si collegano a queste zone perché è ingestibile la cosa. C'è troppa richiesta. Sì, però un'autostrada e l'asfalto è sempre perfetto, tutto messo bene, mentre le altre strade sono del governo, ma volendo te non sei obbligato a prendere l'autostrada, c'è la tangenziale che è gratis, mentre le autostrade se sono private. Sì, ma stai parlando dell'Italia. È ovvio che se stanno pagando le persone milioni per delle autostrade, mi sembra il minimo che siano funzionanti. Sì, poi cadono i ponti e fai 10 km di coda per cantieri. Vabbè, dipende di quale paese stiamo parlando. Ma che senso ha pagare autostrada? Penso solo in Italia, in Svizzera dove vivo io non c'è. Infatti è solo in Italia questa cosa c'è. Ti consiglio di giocare a Theo Town. Non l'ho mai sentito, dove lo posso trovare? Non esistono gli abbonamenti. Perché cosa, Dennis? Lancio un meteorite al centro per vedere se i piani di evacuazione funzionano. Non ti preoccupare, i piani di evacuazione funzionano a prescindere qui. Funzionano, già testati 1000 volte. Prima, tra l'altro, è caduto un meteorite. Ma per fortuna non mi ha colpito la città. Ok, adesso ovviamente sta salendo la zona industriale, cioè la domanda sta crescendo per quello. Però io farei le metro, è arrivato il momento. Le metro. Dunque, noi abbiamo le metro in questa zona. Secondo me è anche per questo che sta più o meno funzionando. Ho messo anche altre fermate che abbiamo qui, una qui, che è la zona appunto... per la, il dove c'è il parco. Una abbiamo qua. Qui una, qui un'altra, qui un'altra vuota. Allora, io potrei prendere questa zona intanto. E poi dobbiamo fare i collegamenti per loro anche. Quindi costruisco un paio di fermate, per esempio, qui abbiamo gli abitanti. Qui ci sta, sì. Volendo una qui. Qui che cavolo abbiamo? Ah, però loro mica si lamentano del casino se la metto troppo vicina agli abitanti. Si potrebbe mettere anche una qua. Non lo so. Un'altra potremmo mettere qui, strada principale. Poi abbiamo quest'altra zona. Adesso sarà un altro trauma mettere le fermate della metro e fare percorsi. Qui ce ne vogliono, ci vogliono secondo me un bel po' di... qua ci sta questo, sì. Ci vogliono un bel po' di fermate perché questa zona è gigante. Ok, quindi ce l'abbiamo 1, 2, 3, 4, 5. Potremmo mettere anche qualcuno qui, 5. Poi dobbiamo far arrivare le persone in questa zona. Zona lavorativa. Non so se metterli in mezzo. Sì, dovrei mettere alcuni in mezzo forse. La tangenziale non sono per niente simili all'autostrada comunque. House Flipper sì. Però
Da me in Sardegna non hanno mai messo i caselli, anche perché stanno costruendo una nuova autostrada oltre a quella che c'era già, che è Olbia-Cagliari oppure Olbia-Sassari-Porto-Torres-Cagliari. Quindi da te, tu che hai le autostrade, non paghi il casello? Non ci sono i caselli? Anche vicino all'aeroporto? Giusto. Tra l'altro ne abbiamo uno qui anche. Non so se ha senso mettere qui. Che cazzo viene qua? Qua è per la merce che viene spedita. Se no, usiamo quell'altro aeroporto. Allora, potremmo mettere una fermata qui. E non lo so, una qua magari. Poi sicuramente qui ci sarà. C'è un'altra zona qua. Quindi fichiamoli qui. Poi dovremmo pensare a tutti i percorsi pedonali. E ovviamente c'è questa zona anche. Vicino all'aeroporto potremmo mettere loro. Non lo so poi da dove altro si potrebbe partire, perché dovremmo gestire tutto questo. Magari intanto facciamo solo questa zona. Ok. Adesso dobbiamo fare i binari. House Slipper già provato, non è male. Ho visto il tuo video di YouTube sulle espansioni e sabato le compro, mi fa piacere. Hai già deciso quali comprare? No, diciamo se vuoi giocare a un gestionale dal telefono, perché magari non è un PC o semplicemente non vuoi stare al PC seduto e preferisci magari stare a giocare mentre sei in giro, pausa pranzo, magari se stai andando da qualche parte usando i mezzi di trasporto o anche prima di quando ti metti a letto, dal telefono è comodo, ma sono anche molto più semplici. The Town è per il telefono e gli abbonamenti per le autostrade. Ah, gli abbonamenti per le autostrade ci sono, sì, sono come si chiamano? Pass qualcosa? Come si chiamano? Non mi ricordo. I velo pass. Sì, comunque sì, ci sono. A proposito di House Slipper, ora hanno fatto altri DLC con tanti nuovi contenuti, ovviamente pieni di bug. Col gioco è strafigo. Ah, il telepass, esatto. Io non so se comprare l'espansione o prima vedere per Cities Skylines 2, cosa mi consigli? Io consiglio a prescindere tutte le persone di giocare a Cities Skylines 1, perché dal video che ho fatto oggi su TikTok ho detto che il gioco costa neanche 5 euro, se lo prendete da Instant Gaming. E il link è sul mio profilo TikTok, se vi interessa, in descrizione. Quindi per 5 euro te lo puoi anche prendere e provarlo. Oltre al fatto che così impari a giocarci prima che esca il 2. Oppure non ti interessa imparare, ok, dici aspetto il secondo, va bene, ma quando uscirà il secondo? Se esce alla fine dell'anno? Sei disposto ad aspettare senza provare? Ma per 5 euro te lo puoi anche provare, secondo me. Se devi così prenderlo su Steam a 28, allora è un altro discorso. Hanno messo tipo le cose per la fattoria dove puoi proprio buildare la tua struttura da zero e varie altre cose. Non lo sapevo, non ci ho dato tanto un'occhiata perché sì, è carino, ma non mi interessa più di tanto. Allora, quindi noi abbiamo l'aeroporto qua, dobbiamo fare tutti i collegamenti adesso, oddio mio, impazzisco. Dunque, fermata numero 1. Allora, già partiamo male. Perché si collega. Oh cazzo! Perché è uscito fuori? No, eh. No, devi stare sottoterra, bro. Perché abbiamo anche l'autostrada qui in mezzo. Allora, devo farlo arrivare lì io.
spero vada bene così. Ecco, un'altra cosa che io odio di questo gioco è che se io sono sottoterra, visione sottoterra, no? Se io sto costruendo la metro e ho tutti i colori neri uguali, cioè non si capisce niente. Piuttosto, dammi la possibilità di spegnere e accendere diverse strade, perché alcune sono strade, alcune sono autostrade, alcuni sono altri percorsi, altre sono metro, ma io così mi confondo, non capisco niente. Quindi anche questa cosa spero che venga aggiustata, perché è veramente insopportabile a volte. Cioè, almeno io mi confondo. Ok, poi abbiamo. Queste si collegheranno di là. Dio, spero di fare i collegamenti giusti, ve lo giuro. Perché spesso si rompono, tipo. Questo bisogna farlo sopraelevato? Oddio. Deve andare più giù, forse. Non andrà mai bene così. Così va bene, speriamo. Ok, quindi qual era? Questo che fa questo, 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 questo. Bisogna arrivare alla zona qua. Ok. TikTok è legale anche per i maggiorenni? no. Dopo un po' viene anche a noia quando devi piazzare tutti gli oggetti che vogliono e sono tipo 20 a stanza. Sì, no, è bello, è rilassante, ma anche un po' noioso. In House Flipper non c'è traffico, quindi perde di interesse. Esatto, vuole il traffico. Ma questa ossessione per la gestione del traffico quando è scaturita? Ma quale ossessione? Non è colpa mia se questo gioco ha fatto così e che si basa solo su quello principalmente. A me non piace gestire il traffico, ma se c'è, cosa devo fare? Lasciare bruciare la città? Ciao, about me. Ma quando uscirà il 2 giocherai solo il 2? Sicuramente, sì. Poi, se mi fa schifo, se torna al primo. Se ho deciso di prendere quella dei ponti, Tour World, quella dell'industria, dei business, dei 20 centri commerciali, dei grattacieli, quella dei trasporti. Figo, non è male. No, ma come? Scusa, esce un gioco nuovo e tu cosa fai? Non ci giochi? Per forza che giochi al 2. È come se ci sono persone che giocano da 5 anni a The Sims tutti i giorni ed esce un nuovo The Sims, tipo il 5. Cosa devo fare? Abbandonare, cioè non giocare al 5 e continuare a giocare a quello vecchio? Ovvio che giochi a quello nuovo. Ciao, LOL. Ma è ovvio. Ovvio. Allora, qui come dobbiamo fare di preciso? C'è l'autostrada di mezzo. Forse devo fare un giro più largo. No, non cantare. Così scendiamo in profondità, perfetto. Si sale. Troppo. Si è collegato, bravo. Minecraft 2. No, io ci ho giocato e giuro che costruivo case, negozi, parchi, fogne e discariche. E beh, quanto ci hai giocato? Sì, a quanti abitanti sei arrivato? Ah, perché dipende da quello. Anch'io all'inizio faccio quello, poi iniziano i traumi. Ok, allora, arriviamo qui e poi andiamo là? Sì. Dio mio, qualcuno mi può dare un pugno sulla schiena che mi si sta tutta incriccata? Ho bisogno di fare croc. Un croc estremo. Bene, questo adesso dove devono andare? Qui. Un'altra autostrada, ti odio, maledetta. Ma questo va bene. Sale, no, troppo. Cazzo. Ok,
Ok, a zig zag. E adesso dobbiamo. Cioè, capite cosa intendo? Cioè, voi capite qualcosa con tutti questi scarabocchi neri? Non si capisce niente. Esistono i lampioni in sto gioco? Sì. Quando lo mettono a 5 euro, però, eh no. Vabbè, bisogna vedere quando uscirà, ragazzi. Se esce a Natale, fatevi questo regalo di Natale. Anzi, fatevelo fare da qualcuno. E guarda che casino adesso. Ok. Ci colleghiamo qua? Sì, perfetto. Alla metro che viaggia. Dobbiamo andare. Ma queste come le collego? Allora, abbiamo questa e questa e questa. Noi dobbiamo formare un cerchio, vero? Quindi da qua a qua a qua e a là. Boh. Non lo so. Ce la faremo? Così possiamo fare? Scusate. Il demonio. El demone. Dai, ma è impossibile che tu da qui non puoi salire su. Quanto è ripido. Cioè, vabbè. E poi sarebbe figo se aggiungessero un tasto Ctrl Z tipo che ti fa tornare indietro di tot passi. Sarebbe stracomodo. Secondo me. Ok. Beh, allora. Si collega questo sotto? Sì. Ops. Adesso dovreste avere tutto lo spazio del mondo per salire. Forse. No, perché c'è questa autostrada schifosa, ma chi l'ha costruita? Non si collega. Allora questa fermata la sposto. Fa questo. E poi bisogna fare. Raga, secondo voi bisognerebbe pensare anche a tutti i percorsi pedonali per farli arrivare alla fermata? Ma poi perché alla costruzione della strada l'audio di un messicano che suona le maracas? Non lo so, chiedelo agli sviluppatori. Cioè, poi è un fastidio incredibile il suo suono, veramente. Puoi farmi vedere come si fa a fare un ponte che non capisco come si fanno, please? Giallo, oggi ho messo un tutorial su TikTok. Vai sul mio profilo, è il video più recente. No, aspetta, l'ho messo? Sì, l'ho messo. Ciao Dennis, ciao ciao. Allora. Per quello c'è il mod? Ah, ok, cazzo, mi servirebbe. Ovviamente tutto quello che non hanno messo nel gioco l'hanno fatto i moddatori. In mod da da ta 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 ta. Allora, io questa stupida fermata la sposto. La mettiamo. Dunque, se ne abbiamo una qui, una qui. La ficchiamo qua. Ah, odio fare le fermate. Quanto odio fare le metro, raga, veramente. È una delle cose peggiori di sto gioco. Almeno per me. Non mi piace neanche un po'. E poi, capito, io non so neanche il senso logico delle metro. Cioè, come viaggiano le metro? Come sono i loro percorsi normalmente? E chi cavolo lo sa? Solo colui che ha costruito le metro. E i percorsi delle metro. Cosa sto cercando? Allora, questi. Cioè, come fai a sapere queste cose? Eh? Ok, ci siamo. Questo non so se funzionerà, però va bene. E ce n'è una qua anche. Me la stavo dimenticando. Sì, ma non funzionerà adesso. La sposto anche questa. La mettiamo. Dunque,
Dunque, abbiamo una qui, questa stava qua. Volendo potrei mettere, ce ne abbiamo una anche qua. Boh, la ficchiamo qua in mezzo. Andiamo avanti. Qua c'è un ponte. Cioè, veramente, questo rumore è un qualcosa di terribile. Te ne sei dimenticata anche un'altra dall'altra parte. Oh mio Dio, la facciamo esplodere adesso. Bella. Ok, qual era quella che ci siamo dimenticati? Questa. Ok, vabbè, è facile da risolvere. Cancelliamo un attimo questi percorsi. Ok, fatto. Abbiamo fatto tutto il percorso. Sembra che un bambino di 2 anni abbia scarabocchiato su questo foglio bianco. Incredibile. Ora. Ok. Dobbiamo creare la fermata della metro, ma questo percorso è così enorme che non so quanti anni ci metteranno a fare avanti e indietro. Ok, prima di iniziare, no, il rumore non lo posso togliere, anche se mi dà fastidio perché ormai è troppo un meme. Fuori contesto fa impazzire. Ma no, è così bello quando stai cercando di costruire le strade e senti sto rumore che vorresti far esplodere qualcosa. Ok. Momento stretching fatto. Idratazione, che adesso abbiamo un altro momento importante, e cioè quello delle linee, un altro disastro. Ok, fermata, 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 fermata. Tua madre, tua madre. Oddio, qua. Ma che cazzo ho fatto io qui? Come ho costruito? Scusate un attimo. Ok. Palle. Ma che cazzo ho fatto? Ma c'ho le... Niente. Non... Perché c'è l'autostrada in mezzo? Cos'è una strada che passa sotto? Aspetta. Sì, lo posso mettere qui? No, non lo posso. Sì, no, non lo so. Lo possiamo mettere qui, per favore? No. Qui? Sì, qui sì. Però diventa troppo vicino a quella zona. Perché? Noi voglio far passare di qua. No, diventa troppo vicino lì. Allora, proviamo così adesso. Tu ti cancelli. È un rumore che non puoi associare a nulla. Quando vedrò riparare una buca nella testa penserò sempre al... Sì, Ma io sapete che ultimamente quando vado in giro e vedo cose, tipo, adesso non so più neanche farvi l'esempio che cosa vedo, ma penso ai videogiochi, dico, cavolo, ma allora... ecco tipo da dove si sono ispirati per fare questa cosa, oppure dico, ma è come nei videogiochi. Tipo ieri io stavo vedendo, ero a vedere, come dicevo all'inizio della live, questo museo del mare, chiamiamolo così, no? E vicino c'erano anche queste case, raga.
C'erano queste case qua che sono del 1800, fine 1800, inizi 900. Raga, e io ho detto, figa, ma sono come nei videogiochi quando costruisci le catapecchie. Queste qua. Aspetta, metto in full cam. No, vabbè, lascio così. Sono tipo tutte di fieno. C'era la parte per i maialini. Questa qua. Questa qua, la recinzione, per i maialini dentro. Anche questa casetta qua. Ma io ho detto, è come nei videogiochi, quando costruisci il villaggio. Uguale. Stra sconnessa dal mondo io. Ok, comunque stavamo facendo le linee. Fermata, questa poi ne abbiamo un'altra. No, Creta Line, ma tua madre Creta Line. Si è girato questo. No, aspetta. Oh, perfetto. Stop. 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 Complete. Senza intoppi, ragazzi, incredibile. Non prenderei mai questa metro nella mia vita. Perché? Solo perché c'è tipo 50 fermate ed è lunga 50 km. Non è poi così orribile. Allora, lines overview. Qual è quella nuova? Allora, qui possiamo mettere 500 persone. La linea è verde. Ora dobbiamo farne un'altra che però va in un'altra direzione, no? Create a new line. Colore sarà verde lime. E quindi va dall'altra parte. Al contrario, mi gira la testa. Add new stop. Questo. Mamma mia, questi hanno chiuso tutti quanti, se ne sono andati. Hanno detto vaffanculo te e la tua città. Fai schifo come sindaca. Mi licenzio. Ok. Però, raga, secondo me, se facciamo fatica a costruire le città e gestirle in tutto e per tutto, il traffico e così via, immaginate come si sentono le vere persone che gestiscono le città, tipo il sindaco. O addirittura il presidente. Cioè, ma vi rendete conto? Che fatica? Se neanche in un gioco riusciamo a far funzionare le cose. Che brutto lavoro, mamma mia. Però sono ricchi. Ok, abbiamo anche questo. Adesso modifichiamo anche questa. Mettiamo questa 500, anche questa 500. E vediamo un attimo come se la cavano. 2 su 4. Questo in un attimo si riempirà come non mai. Osserviamo un attimo. 30 metri tra una fermata e l'altra. No, che 30 metri? Sembra 30 metri. Non soltanto, anzi, sarebbe un'esperienza strabiliante. Che cosa? Fare il sindaco? Bene, perché guadagno 30k al mese minimo. Ricconi. Però comunque penso sia stressante. O forse no, chi lo sa. Magari se la vivono la loro vita dei sogni. Vedete quelli, quei puntini sono le persone, quelle formiche. Dovremmo fare i passaggi pedonali migliorati. Ma sono così tante strade che non ho voglia di farlo adesso. E adesso osserviamo un attimo, magari con le metro si risolve un po', magari non andiamo più in negativo. Per ora siamo più 64.000, siamo in positivo anche con gli abitanti, per ora non c'è richiesta, c'è solo richiesta commerciale e industriale un pochino.
Quindi dobbiamo vedere. Potremmo scendere di nuovo in negativo, secondo me, però non lo so. Magari con le persone che riescono a muoversi avanti e indietro è meglio. E forse dovrei effettivamente fare dei passaggi pedonali, però non lo so. A che cavolo servono alla fine? Cioè, sì, lo so che serve per far arrivare le persone da una zona all'altra più facilmente. Però non so se mi conviene. Cioè, magari in alcune zone sì, tipo dove non possono attraversare. Qua vengono tutti per la metro. Si può modificare la velocità della metro? No, la velocità è questa, però tu puoi velocizzare il tempo del gioco e quindi sembra che va più veloce. Dimentichi la parte migliore, stringere rapporti di vita natural durante col crimine organizzato. Ah sì, è vero, che lì le cose tutte vanno a braccetto quelle cose. Quante cose brutte e losche. Tipo, non so se avete visto la serie su Netflix che si chiama, che è nuova, e parla di questo ragazzo che lavora per la CIA. Si chiama, non mi ricordo più come si chiama, ma è nuova la serie. E lavorava per i suoi capi della CIA, che erano corrotti e lui ha dovuto smascherarli. Quindi è assurdo pensare che magari le persone che stanno in alto sono quelle più corrotte, che cercano di insabbiare tutto, sempre. Brutto così. Però è così che funziona, a quanto pare, al mondo. Ok, quindi lasciamoli fare per ora. Stanno viaggiando. Probabilmente dovremmo mettere poi altre fermate ancora. Anzi, sarebbe la cosa giusta da fare. La metro qui è questa. Tipo qui abbiamo le persone, no? Che viaggiano. Se vogliono andare da qualche parte devono farsi tutte ste strade a piedi. Noi potremmo fare anche percorsi senza far. Cioè, al posto di farli attraversare qua a piedi, potremmo fare i percorsi che passano sopra, così farebbero prima. Guarda quante persone arrivano. Adesso vanno a prendere la metro. Questi sono tutti turisti. E stanno andando al Modular Sparks Parking. Best of the best shops. Vanno a venire i negozi. Ok, magari aumenterà il turismo così. Oh, cazzo, io ho messo qui. Dove c'è questo? No, no, dov'è? Aspetta, dov'è? Il parco divertimenti? Ho messo una fermata qua. Sì. Vediamo quanti turisti arrivano. Oh cavolo, guarda quanti. Dobbiamo fare i passaggi pedonali per loro, così non stanno qua a rompere le palle. Non potete attraversare, non potete attraversare, non potete attraversare qui. Quindi tutti quelli che arrivano qua faranno questo. Non a piedi, cioè non di là, ma ce la facciamo a fare una cosa del genere? Merda. Ok, scendi. Possiamo fare anche sottoterra, ma sottoterra non mi piace. Quindi da qui sali su. Ma che brutto così. Ma che. Ma ce la fai? Ma è orribile! Ma perché è così brutto? Senti come urlano quelli là. Devono salire questa cosa ripida. Schifosa. Ah, con la mod, eh? Probabilmente sì. Ah,
Ah, qui non si può perché qui abbiamo il parco. Merda. Vedo come attraversano la strada sti babbi. Dovremmo stringere l'ingresso del parco. Allora, intanto. Ah, cavoli. Si possono fare anche i percorsi normali così, volendo. Loro vanno a piedi qua. Poi da qua sale. Sale così, poi inizia a scendere. E dove va? Qui possono. Devo fargli attraversare la strada, quindi devo stringere per forza sta zona. Vabbè, volendo possiamo anche stringerla perché tanto non serve a niente avere così tanto questo posto così gigante. Ok. Questo dobbiamo fare la stessa cosa di qua. Se no fai l'arrivo della metro dall'altro lato. No, non ci ho sbatta. Facciamo che teniamolo così. Quindi più o meno dove c'è questo? Si posiziona pure storto. Come osa? Ma anche quello si è messo storto. Vabbè, allora se è così. Poco mi importa. Pam pam pararara ro ri ro ri ro. Ma sta andando la musica sotto? Sì, non si sente praticamente. Almeno io non la sento. Allora, possono attraversare qui. Qua volendo possiamo farli passare. No, basta far passare le cose su terra, se no diventa un problema per quando devo fare cose. Fare cose che voi umani non potete capire. Ok, questi possono attraversare questa strada qua. Poi possono andare. Potrebbero anche andare di qua, attraversare questa, perché possiamo evitare anche qui il percorso a piedi. Che è stato? È Botmi che si abbona per il secondo mese. Grazie mille, l'ho apprezzato tantissimo. Falle più dolci le salite, ma no, ma perché? Li facciamo rotolare giù, che si devono muovere in questa città. Un po' come io che quando insabbio i bunny in chat per i miei scopi personali. Oppure uso un'altra strada con la quale è da poveri. A cosa serve la recinzione? Per non far entrare quelli che non pagano il biglietto, perché questo è il parco. Questo è il parco divertimenti, no? E quindi se non pagano il biglietto. Ma perché stanno attraversando ancora qua a piedi? Io ho tolto la possibilità di attraversare qui, brutti sfigatelli. Voi non capite l'italiano, vero? Ah, no, non l'avevo tolta. Colpa mia. Ora vediamo come salgono qua, guardate. Dai, ma non stanno neanche faticando, nemmeno un po'. Ma sono forti, hanno le gambe fortissime. Tutti dei bot. Come scendono? Qualcuno si rotola giù? Madonna, quanto ripido. Dai, ma raga, li vedete faticati? No. Tutti con la valigetta. I tizi loschi anche. Proprio camminano così. Bam, 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 bam. Non stanno facendo fatica. Bene. Se si vogliono attraversare qui, poi scendono qua per andare nel parco. Poi noi possiamo fare anche un percorso per loro a piedi che gli permetterà poi di attraversare anche qualcos'altro. Quindi lo facciamo arrivare qua, no? Poi ce la faranno ad attraversare questo? Oh, incredibile. Sì. È dritto? Che è la parte più importante, fare le cose dritte.
Bravi! Oh cavoli. Questo dobbiamo spostarlo leggermente. Così. Potete usare anche questo, sapete? Se volete. Per scendere. Per salire. Per andare da qualche parte. No, è ancora da fastidio. Ti vuoi spostare? Un punto è storto. Cavoli. Scendi. Oh. Ma non si aggancia adesso perché è un figlio di. Ok, adesso sì. Gigi 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 gigi. Scendi tu. Ma allora sei un figlio di una... Infame. Ecco cosa sei. Scendi giù, coglione. E non scende. Allora li facciamo fare zig zag, raga. Bene. Guarda che bravi cittadini. Come salgono, come scendono. Bravi. Hanno le gambe forti. Camminate, camminate. Muovete il culo. Quel bastone. Non rotolano giù. No, stanno scivolando. Guarda come corrono veloce. Cioè, prendono proprio la rincorsa, no? Quando scendi da una salita ripida. Che quando scendi sembri scemo, no? Tipo. In città non vogliamo sfaticati. Esatto. Anche a salire sono veloci, ma bravi. Dunque, quindi salgono, qui attraversano, vanno di qua, va bene. Ma tu guarda, ma che carino. Ma guarda che bello. Quindi vanno di qua, stanno qui. Abbiamo migliorato i percorsi, sono a posto. Prendono la metro e vanno a cagare. Perfetto. Principalmente arrivano da qua. Voi volendo, raga, sapete cosa potremmo fare? Potremmo fare anche i percorsi pedonali che li fanno passare da una città all'altra. Addirittura vanno sopra l'autostrada. Se qualcuno non vuole pagare la metro, può farsela a piedi allora. Potremmo fare i percorsi pedonali anche così. Comunque vediamo come sono questi che sono magari più carini. Almeno questi più carini li potremmo mettere qua. Con gli alberi. E questi come sono? Tu guarda, ma che bei ponti. Con le luci e con gli alberi. Secondo me loro non meritano strade così belle. Si è distrutto pure il recinto. Però, ok. Mamma mia, guarda quanta gente! Dove stanno andando tutti questi pezzi di fango? Dove vanno? Non ho cambiato un pezzo? Ma... Non stanno andando a prendere... andare a far festa al parco? Stanno andando... a casa! Ma che bravi cittadini che non usano più l'auto. Finalmente le formichine che vanno a casa loro a piedi. Guarda, si separano qui. Ma dovrei fare dei percorsi che passano sopra anche qua forse. Ma questo come mai ha parcheggiato qui? Signora, mi sa che non si... Ah, non era lei che guidava? Boh, va bene. Sono tornati dal lavoro tutti qua. Ma questi qua anche sono tutti uguali? Raga, che cos'è questa maledizione? Sono tutti uguali. Quanti cloni ci sono che cambiano il colore della pelle? Mamma raga, nel 2 non ci saranno queste cose, almeno da quello che sembra. Cioè, trova l'intruso.
Vediamo chi riesce a trovare l'intruso in questo frame. Avete 10 secondi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beh, l'intruso è questo bimbo minchia che se ne va in giro da solo al non si sa che ora di notte. Questo bimbo, che cos'ha in mano? Fammi vedere. Ragazzi, si è perso. Oddio, gli è scomparsa la testa. Si è perso. Dove vai? Dove vai? Going to mega shopping center. Sta andando a fare spesa? Scusami. A shoppare? Cosa devi shoppare? Le carte Pokémon? Non si sa. Lasciamolo andare. Il bambino in alto. Ancora ricordo la prima volta che hai giocato a questo gioco. Io ero lì. Oh, mi fa piacere. Mi guarda qui. Tutti uguali. Storia. Porca troia, ma guarda, che cos'è? Mica, è un horror questo? È un horror. Ma come fai ad avere così tanti soldi? Guarda quanti soldi sta guadagnando, incredibile. Bene, noi siamo in negativo. Ok, dobbiamo fare altri percorsi per questi babbi perché questo è un incrocio gigantesco, quindi mi sa di sì. Un percorso pedonale. Facciamolo. Aspetta, dovevo mettere a posto la ringhiera intanto perché si è staccata. Quindi dammi questo e mettiti così a posto. Qua invece adesso sono indemoniati, sì. Quello grigio. No, mi sa che non vedevi bene su TikTok, si vede più piccolo. È perché ho messo le entrate del parco per ogni percorso pedonale. Per ogni percorso pedonale, cioè tu li fai entrare direttamente dentro il parco, se devono andare da qualche altra parte? Non capisco. Ma come fai ad obbligarli, tra l'altro, a farli passare lì? Ok, allora. Dobbiamo fare adesso che da qui può salire? No. Deve salire prima. Ma allora. Così sì. No. Qua dobbiamo distruggere un paio di case per farli attraversare. Facciamo i collegamenti e poi facciamo le discese. Bene. Ora, da qui scendono. Da qui scendono. Incredibile. E boh, li facciamo scendere da qua? Se si riesce. Sì. Ho distrutto una casa, se ne fa un'altra. È un po' brutto questo, ma anche tutto questo è in realtà orribile. Al massimo aggiungiamo, facciamo i punti più belli. Che magari, sai. Perché questi sono troppo appiccicati. Space already occupied. Cazzo fatto. Così si può? Sì. Ma sono bruttissimi però. Così. Vabbè. Questo fatto? No, dobbiamo fare anche questo.
Giaga giaga giagam, giagaragam, dagaragaragaragaram. Ah. Messo così. Messo così. Bene, e qual era questo? No. Già fatto tutto? Sì. Vediamo se prendono questo. No, aspetta, dobbiamo togliere la possibilità di farli attraversare qua. Non possono. Non puedono. Non se puede. Signora, deve salire di qui. Mamma mia. Ah, è una bambina. Perché tu uguali? E questa è l'interazione che possiamo avere con i bot del gioco. Non di più. Pensi vecchia di fare le giostre? Metto l'ingresso del parco cittadino. E per forza per... Ah, è il parco cittadino, ho capito. E per forza andare nella zona residenziale, quella industriale, devono prendere quella, se no c'è l'autostrada. Ho capito, quello io non l'avevo ancora messo. Ho già risposto a cosa serve la ringhiera. Serve per separare il parco questo qua, perché se no entrano senza pagare il biglietto. In realtà non entrano, però questa è la ringhiera per separare, diciamo, il parco dalla zona normale. Allora, io adesso vorrei mettere. So che è abbastanza inutile, ma lo faccio lo stesso. Qualche albero. Ok? Questi tanto prenderanno fuoco, lo sappiamo già. Ma mi fa schifo tutto vuoto così. Potremmo mettere anche gli alberelli qui. Se prendono fuoco, oh, pace. Noi ci abbiamo provato. Ma tu guarda quanta gente che arriva! Ma raga, così è più bello. Forse. Ok, questo è un po' esagerato. Magari lo metto qua. Figa, un botto di gente. Dovrei fare la stessa cosa anche qua. Riempiamo di alberelli questa zona. Prenderanno fuoco? Lo so già. Lo so già. Sicuramente brucerà tutto. Ma io che ci posso fare? Zanga 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 zanga. Ok. È già più carino. Con i percorsi pedonali. Ok, adesso prendiamo uno stronzo a caso, tipo questa signora con bruttissima borsa in mano, e vediamo com'è questo percorso. La salva oscura. Comunque per me il 2 lo rifaranno da capo in modo da farlo meglio, perché anche involontariamente se te prendi qualcosa che hai già fatto, dici lo cambio, alla fine molti difetti rimangono. E io direi, vedremo. La conosco Steph, però con quella mettevo così tanti alberi e mi piaceva un sacco sta cosa, però poi prendevano fuoco tutti. Magari bisogna metterli da qualche parte dove non prendono fuoco, non lo so. Così i percorsi si possono arrampicare sugli alberi come dei veri babbuini. Magari sarà ancora più bello il secondo. Su Cities Skylines 2 dovrebbero aggiungere le piazze dove puoi fare i negozi, anche la stessa cosa con le strade a piedi. Ma dici proprio che le crei tu le piazze? Da quello che sembrava nel trailer, aggiungeranno dei parchi in più. Quello sì. E poi non lo so. Vedremo, ragazzi. Vediamo questo magnifico percorso. Ci sono pure le panchine. Stessi signori, ovunque. Tutto uguale.
Guarda come deve schivare le persone. Incredibile. Quanto è ripido, non si vede nemmeno il pavimento. Questo è ripidissimo. Però questi percorsi sono 100 volte meglio. C'è un gatto! Ma raga, ma da quando ci sono i gatti su The Sims? Su The Sims? Su Cities Skylines? Non ho mai visto un gatto prima. Ma c'è sempre. Ma è gigante! Non avevo mai visto un gatto prima su Cities Skylines io. I cani sì, i gatti no. Scusami, ma in che senso? Chi sta seguendo? Se ne sta andando in giro da solo? Cosa sta andando in giro per il bambino? Mai visto prima, ve lo giuro. Ecco un cane. Ma il gatto mai. Best of the best shops. Questi vanno in un negozio. Sì, devono fare un bel po' di strada. Ok, la metro qua funziona. Scusa, ma se deve andare al supermercato, prenderà la metro per forza. O se è appena stato lì, non lo so. Quindi sì, qua va bene. E quindi in teoria qua abbiamo risparmiato un bel po' di traffico. Poi, questa situazione qua, oh, si sta risolvendo. Però non vedo arrivare le persone al parco divertimenti. Cioè, dove cazzo sono tutti? Non stiamo guadagnando niente. Ma stanno venendo? Che io avevo tolto delle cose? Non ho capito. Ma che cazzo? Advertisement campaign. Più visitatori. Ok. Ma non c'è più nessuno. Sono in positivo adesso. Sì, ma per poco, secondo me. Perché era poco fa era in rosso. Ma dove cazzo sono tutti? Perché non vengono al mio parco? Forse perché non c'erano i tour notturni? Ok, possiamo mettere i tour notturni qui. Anche qui. Magari dopo la notte non sono ancora arrivati. Siamo in positivo e siamo a 140.000 abitanti. Ma io potrei mettere qualcuno a vivere qua? Volendo sì. Però anche qua bisogna fare le uscite migliori. Oh, oddio, qua che cavolo è successo? Vabbè, ma il collegamento tra una città e l'altra comunque c'è. Quindi questo o lo ripariamo. Sarebbe meglio ripararlo, sì. Scusi, può cancellarsi per favore? Ah, ok. Adesso stanno scendendo i soldi. Dove sono tutte le persone nel parco divertimenti? Non stiamo guadagnando niente. Ah? Oltre al fatto che bisogna fare un ingresso migliore per loro. Tipo come questo, ma da questo lato. Metti uffici IT così il parco sembra Central Park in mezzo ai palazzoni. Uffici IT. Tipo qua. Che distretto abbiamo qua? Ok, e qui sono uffici o negozi? Case. Ok, eh sì, gli uffici volendo li potremmo anche ficcare qua in mezzo. Facciamo questa zona. Vicino alla spazzatura. Dunque,
questi qua dovremmo mettere it cluster, ok, uffici. Ficchiamoli qua in mezzo. Però dobbiamo fare delle uscite migliori, non va bene. Dobbiamo aggiustare qua. Yeah, wow. Fino a dove? Fino a qua? Cavolo, ma qui abbiamo tutto lo schifo della spazzatura. Anche se stanno già costruendo, aspetta. Ok. Beh, allora? Ma perché non viene più nessuno nel mio parco? Cavolo è successo? Si sono stufati forse? Da quando ho tolto lì tutti i cosi, advertisements e così via? Non sono più venuti. Celebrate! Sì, ma questo non ci interessa. I museum per buildings are maintained super boost entertainment effect on the menu cost. Ok. Non lo so. Non viene più nessuno. Si saranno stufati sempre con le stesse giostre? Ma come cazzo osano? Ma non è una cosa normale. Ok, facciamo advertisement. Magari arriveranno persone nuove. Sarà che si saranno, saranno stufati? Può essere? Questo cosa ha da lamentarsi? Pezzo di fango. Oh, qua si è quasi risolto. Vedete quanto tempo ci mettono? Oh, siamo ancora in positivo. Un po' meno di prima. Cazzo, grave la situazione qua. Zona commerciale serve. Zona commerciale. Noi abbiamo ficcato qualcuno qui. Potremmo anche ingrandirli un attimino. Tipo, magari non troppo. Ma fare una cosa del genere. Pim pim piripim. Possiamo fare un altro collegamento qua. Poi scendiamo qui. Boh, facciamo un'altra zona qua. Boh, va bene. Ci mettiamo qualche abitante. Qualche zona commerciale, qua e là. Qualche abitante. Dobbiamo alzare il fiume, cioè più che altro il muro, così non sprofondano. Alza. Questo? Così, perfetto. Oddio, che cosa sto facendo? Così. Pipiribim, bim, 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 bim. Più o meno. Così non dovremmo avere problemi, credo. Alziamo ancora di più. Aspetta che leggo il messaggio. Anche qua bisogna fare la stessa cosa. No, ho finito soil. Sì, Steph. Nel caso mi sa che puntano più a fare uno stato, una megalopoli, piuttosto di una città o metropoli. Vogliono fare delle cose enormi, sì. Che poi non avrebbe senso avere un gioco così di nuovo uguale, no? Cioè, l'hanno detto, aumentiamo. Aumentiamo, rendiamo le cose più giganti. Così si potranno fare delle città gigantesche. Ecco, città gigantesche, ecco perché io dico,
Speriamo che riescano a fare le cose per bene, che tutto sia ben equilibrato, che le cose riescano a essere bilanciate bene, se no non andrà bene. Se no sarà un ulteriore problema del traffico così, ma sicuramente qualcosa ci sarà che non andrà. Dunque, noi abbiamo un ingresso da qua, ma magari possiamo metterne un altro anche, che ne so, da qui si collegano. Dove potremmo farli collegare qua? C'è un incrocio con un altro incrocio. Qui un incrocio, qua un incrocio, qua un incrocio. Non lo so. Vabbè, proviamo, tanto magari non devono viaggiare in tanti. Ok. Qualcuno è arrivato al parco divertimenti? Dov'è sto parco? Aspetta. Ma non viene nessuno, brutte merde. Advertisement l'ho messo. Forse si sono veramente stufati. Visitors last week, zero. Ma quindi? Ma io ho già messo tutte le cose fighe, non ce ne sono altre cose nuove. Sarà che si saranno stufati del parco, forse, sì. Ma io ho già messo tutto il possibile, non c'è altro da mettere. A meno che io non aggiungo stesse giostre in più, però. Forse è anche questo che mi fa perdere soldi. Magari li spengo un attimo. Posso spegnere un parco? Cioè, chiuderlo? Scusa, quell'altro invece ci stanno andando? No. Come li chiudo? Come chiudo un parco? Perché stiamo spendendo i soldi. Metti le doppie, altre giostre? Ok, proviamo. Allora, dici che sono così scemi questi? Dove cazzo è? Sono così stupidi? Huh. Probabilmente sì. Du 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 du. Ok, ho aggiunto due giostre più qua. Qui abbiamo un problema perché il parco è piccolo. Questo dovrei ingrandirlo, farlo da qualche altra parte. Però magari qualcosa di piccolo lo possiamo inserire. Zoo Plaza. Caffè. Quelli li ho già messi però. Questo. Cavolo, non ci sta. Oh, questo? Neanche. Questo, se io dovessi fare un percorso che scende qua giù, forse si potrebbe fare. Tipo che scende qua. Così. Zo. Ecco, adesso siamo di nuovo in negativo, ma. Ok, coso degli uccelli a posto. E ora vediamo se arriva qualcuno. Ho messo advertisement, advertisement coso, sì. Potrebbe essere. Prova dall'ingresso. Fare che? Dagli fuoco? Mi sa che è arrivata l'ora. Forse ci sono troppe poche persone o troppe cose da fare? Non ci sono troppe poche cose da fare in realtà. Adesso siamo di nuovo in negativo, vedete? Ah, sì, lo posso spegnere così, ok. Vediamo cosa succede con le cose in più che ho aggiunto. E idem là. Bisogna capire come funzionano i parchi, perché dopo un po', vedete, sono deserti. Non c'è più nessuno. Sti bastardi. Capito come fanno? Io riempio sto parco di tende.
Però saranno anche passati tipo non si sa quanti anni ormai dall'ultima volta, cioè da quando ho costruito questo parco. Quindi magari davvero si stufano. Ho messo più roba anche qua. Entertainment game, ok, night tours, facciamo anche night tours. E aspettiamo un secondo. Ok, domanda commerciale è salito un botto. Qui gli uffici ci sono, ma magari possiamo metterne altri un secondo. Quindi dobbiamo estendere questo. Oh, un pochino di più qua. E mettiamo questi. Rientrano? Ok. Sì, è un po' brutto, ma va bene. Ciao, boxer. Ma dopo il 2, come anche The Sims 5, verranno dimenticati. The Sims 4. Vedremo. Vedremo, vedremo. Dovresti puntare sul turismo. Ormai sì. Quello dovrebbe farci portare un sacco di soldi perché ho messo anche delle zone che esportano la merce, no? Però non è che ne stanno esportando tantissimo, perché comunque arrivano dei momenti in cui guadagniamo un sacco di soldi, perché è il momento in cui inizia, cioè ci arriva la paga, tra virgolette, no? E poi di nuovo tutte le spese da affrontare. Qui c'era questo. Facciamo bilanciato. Puntando sul turismo vuol dire che dovremmo fare delle zone. Pensate bene al turismo, nel senso, non deve crearsi traffico, devono esserci trasporti e queste cose qua. Deve essere tutto fatto perfetto. Quindi sì, dobbiamo pensare a una zona turistica. Dove sarà? Come sarà? Che tipo di trasporti ci saranno? Perché le metro, ok, è un conto. Però ci vogliono i treni, ci vuole roba che trasporti la gente, si possono usare anche questi che sono strafighi. Bisogna studiarsi un piano, mettere la stazione del treno per le persone se non l'avevi già. No, non l'avevo ancora. Non vedo niente di notte adesso. Ecco, stanno bruciando. Il parco ha preso fuoco. Io la stazione dei treni non l'avevo ancora messo perché ho paura che si creerà un sacco di traffico. Però vedete che i binari passano qua. Magari possiamo collegare l'autostrada in qualche modo. Treni. Noi abbiamo solo treni normali. No, abbiamo cargo train terminal che sta di là, che è questo. Ci sta facendo guadagnare, tra l'altro, perché io ho abbassato il budget di diverse cose. Per esempio per i treni. Treni. Dove sono? Nulla del trasporto ci fa guadagnare, stiamo perdendo ovunque. Vabbè, i treni adesso siamo in negativo finché non vendono roba. Con le metro siamo in negativo. Con i tram siamo in negativo. Cioè, non riesco mai a capire da cosa dipende questo. Tipo anche l'aeroporto per la gente in mezzo alle zone residenziali non ha tanto senso. Quelle non sono solo zone residenziali dove l'ho messo io. Mettila collegata con una ferrovia, arriveranno molti turisti. Collegata che cosa, Ser Tortino? Per il turismo ci vuole una stazione dei treni, stazione degli autobus, un aeroporto internazionale, mongolfiere e anche i taxi. L'aeroporto c'è. La stazione dei treni no. Servono delle zone dove possono andare, sicuramente le quali possono andare a visitare, quindi dovremmo fare una bella. Secondo me se facessimo il parco della città, quindi Park City, che era questo, City Park, figo, circondato magari dove ci sarà anche il treno, quindi possono arrivare direttamente in questa città, poi in qualche modo si possono collegare al resto della città, non lo so.
Servono delle cose che possono andare a visitare, che sono tutte queste. Oh mio Dio, ma che cos'è questa figata? Non vedo. Non lo so, qualcosa di figo. Ci sono cose fighissime che possiamo mettere. Però secondo me devo fare una città proprio per quello. Anche Central Park. Cioè, proprio vorrei fare una città grande dedicata al turismo. La stazione intendo che porta turisti da altre città. Ma raga, io... Vabbè, adesso non si vede niente, velocizziamo un po' il tempo. Però noi abbiamo il treno che passa qua in mezzo, che era già costruito così. Quindi dobbiamo fare binari nuovi. Cioè, bisogna fare una città da zero praticamente, ma fatta bene. Soprattutto perché il turismo porta così tanti turisti. Ne porta veramente tanti. E bisogna pensare bene ai collegamenti. Ma pensare bene bene. Però abbiamo aggiustato un po' di problemi qua. Da Patrick passa il treno. Sì, infatti noi potremmo fare una... Magari una zona qua. Una bella città turistica. E poi li facciamo collegare. O li possiamo far arrivare da una città all'altra anche con gli autobus. Quelli fighi. Comunque i taxi in questa... Qua non ci sono i taxi. Non li ho mai visti. Questi sono i tram, metro, treni, navi. Dovremmo mettere anche questi. Raga, c'è tanto da fare. Tutte cose intercity, ma ciò vuol dire che dovremmo trasformare tutte le autostrade, in poche parole. No, magari non tutte, solo in determinate zone, non lo so. Perché se io dovessi trasformare, che ne so, questo esempio, l'autostrada. No, perché queste diventano... Queste è da... per i pullman e due per le persone. Questa anche, se no bisognerebbe fare altre corsie solo per i pullman. Però, cioè, questo equivale a dover costruire sopra le altre cose. Quindi al massimo si può fare questo. Corsie per i pullman. E poi bisogna fare tutti i percorsi. L'autobus passa lo stesso, ma non passa dall'autostrada. Cioè, tu cosa intendi, Steph? A cosa ti si riferisci? Perché per l'Intercity bisogna fare questo. Ah, per creare meno traffico, è la parte più importante, sì. Perché se no poi rompono le palle, capito? Però non lo so, dobbiamo vedere bene come farli passare, perché se dobbiamo collegare tutto è un casino. Ma perché la smettono di prendere a fuoco i parchi? Come mai prendono a fuoco, cioè vanno a fuoco i parchi? Allora, stanno arrivando qualcuno. Cioè, oh, è arrivata nuova gente! Ah, funziona. Aggiungere roba in più. Ok. Ovviamente arrivano tutti in macchina. Si farà traffico qua. Guarda quanta gente è arrivata. Dove cazzo vanno tutti? Magari faccio più ingressi? No, ci sono già questi, ok. Questo ingresso è funzionante, sì. Quanta gente sta arrivando? Questi dove vanno? Pendulum ride, ma lo sanno che possono entrare da qui anche? Bisogna fare questa, perché sono troppo stupidi. Devono fare tutto il giro? Oh, ah, cazzo, non si possono fermare qua. Ma
Dunque come entrano? C'è veramente tanto da fare. Allora, questi stanno entrando qui. Ok, i parchi hanno ripreso a funzionare. Mentre questo anche. Quindi basta aggiungere due cazzate e sono a posto. Però sono pochi gli autobus. Non lo so come bisogna fare, ma bisogna fare qualcosa. Perché sì, il turismo ci porterà tanti soldi, ma anche tanto traffico. E quindi noi dobbiamo pensarci bene. Molto bene. Ma molto molto bene. Se no, romperò la città ancora di più. E ci metterò 10 anni per ad aggiustarla. Allora, questo qua. Pirim! Pirim! Sì, quindi in teoria i problemi che avevamo stasera, quando abbiamo iniziato a giocare, li abbiamo aggiustati. Non c'è più gente che si lamenti. Non si sta più lamentando nessuno. Il traffico, sì, c'è un pochino, ma a quanto pare scorre molto, molto meglio. Poi, anche qui le cose vanno molto meglio. Qualche morto qua e là. Vabbè. Però non ci sono lamentele. Quindi io direi che la prossima volta. Non siamo arrivati ancora a 150.000, cazzo, però. La prossima volta pensiamo alla zona turistica. Ok, sì. Comunque domani volevo andare avanti su Grounded, quindi faremo Grounded, ma magari facciamo anche un po' di questo. Io ho già. E siamo in positivo. Quindi erano i parchi il problema. Quindi ogni volta bisogna aggiungere qualche cazzata in più, oltre a risolvere il traffico, ovviamente. Ah sì, qua abbiamo un problema. Non so, magari mi converrebbe mettere una piccola rotonda qua. Ancora qualche problemino qui. Vabbè, normale. Un incrocio gigantesco. Grossi problemi qua con il tram in mezzo. Gente ferma qui. Un po' di problemi qui, ma niente di grave, dai. Magari una piccola rotonda qua. Sarebbe forse giusto. Due corsie. Aspetta, prima di andare, magari. Two lane road, tram track, trees, trolleybus, wide sideways, highway. Fire station. Magari con la rotonda andrà meglio. Non mi ricordo cosa ho collegato, non ho collegato, ma qualcosa ho fatto. Avevo. Non lo so, non mi ricordo. Non mi ricordo neanche più i pezzi. Però stasera abbiamo messo questo, abbiamo migliorato un po' la zona qua. E abbiamo aggiustato un po' la situazione in giro. Che sì, siamo in positivo, ma c'è sempre qualcosa in più da fare. È tantissimo. Perché ogni volta si rompe qualcosa. E ora che aggiusti tutto, è la fine. I crematori ci sono. Ci sono, ci mettono tanto ad arrivare dove devono arrivare, però. Qui con lo sporco come siamo messi? Siamo messi bene, solo che ci mettono tanto ad arrivare anche loro. Le regole? Ah sì, le regole della rotonda. Allora, questa ovviamente è una regola così, a posto, nessuno passapiedi. Poi per quanto riguarda le corsie non faccio niente perché mi sa che non serve nemmeno fare niente qua. Due corsie basta. Ci vorrebbe una rotonda anche qua. Secondo voi ha senso mettere una rotonda qua? Rotonda, rotonda, rotonda?
Non diventano troppe le rotonde dopo? Però c'è troppo traffico. Però magari funziona meglio, almeno vanno avanti, non lo so. Rotonde infinite e dove trovarle? Sta scorrendo almeno. Più o meno. Secondo me è meglio così. Adesso il problema è questi qua che escono. Figa, ma guarda quanta roba sta prendendo fuoco, incredibile. Basta, io mi fermo qua. T-Red, I'm very T-Red. Raga, oggi ho fatto uscire un video su YouTube, guardatevelo, mi raccomando, se non l'avete ancora visto. Ma poi è brutto con tutte queste rotonde. Allora, perché tutto questo non è brutto? O 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 questo non è brutto? cosa ci vogliamo fare? Minchia, che cazzo è successo all'acqua? Mi sa che dobbiamo mettere cose nuove qua, tipo. Pium, pium, pium. Ma ce la fai? Ma raga, ma che cazzo succede? Ah, non hanno l'elettricità, giusto? Stupida. Babbana. Ora? Si è prosciugato il fiume, eh? Torna in verde o no? Ce ne vogliono altri? Ma quanto ciuccia? Scusa, ma ci sono anche altri che potrei mettere al posto di questi cosi schifosi? Ci sono anche queste altre cose che dovrei mettere. Tank reservoir. Pumping service. Ok, adesso siamo anche un po' troppo in positivo, però va bene. Meglio più acqua che meno. Salvo, basta, addio. E arte? I tuoi ponti sono una caratteristica propria della città, danno stile. No, io non so cosa fare con... Cioè, io ho messo le rotonde per provare. Poi se è brutto...